Signore e signori, buon pomeriggio, ben ritrovati, iniziamo le festività insieme, primo giorno appunto di festività di questo Santo Natale, Chiodo dell'Immacolata, chiaramente anche quando sarà Natale, quando sarà Santo Stefano, quando sarà il primo di, di, di gennaio, saremo comunque insieme perché siamo live eh, ogni giorno a quest'ora, dalle 17 fino alle 20, a parte la domenica che facciamo due rubriche, e dunque sicuramente tantissimi di voi oggi sono all'ascolto, giusto Gianni? dato che sicuramente eh, in tanti oggi hanno fatto un giorno di, di riposo al lavoro. Dunque spero veramente, per in tanti di sentire appunto le vostre richieste sugli orologi che desiderate, sperando che magari io li abbia qui eh, da far vedere, oppure qualche richiesta magari su qualche orologio che adesso con calma, visto che siamo in diretta, possiamo rimostrare a chi ha visto le repliche attraverso Sky o attraverso eh, il canale di YouTube. Uh, io di orologi importanti ne ho tanti eh, signori, uh, in, vedi questo per esempio che è alle mie spalle, questo Breguet Type 21, ma possiamo anche mostrare qualcosa che è più importante del Breguet o qualcosa anche che costa molto meno del Breguet, perché sapete abbiamo anche orologi per tutti i giorni, orologi da 200, 300, abbiamo orologi per tutte le tasche, dai 200 euro fino ad arrivare a me, ad un orologio che oggi ho. Di Rolex che ho già messo in carellata perché tra un po' parleremo del Daytona con la cassa in oro bianco e il cinturino Oyster Flex, quello che sicuramente credo è l'orologio più importante che stiamo mostrando ehm, negli, ultimi negli ultimi sei mesi. Sicuro, a parte questo, poi di Rolex ne vedremo degli altri, sempre comunque introvabili. Ne dico un'altra, io, per esempio, ho ancora qui il Pepsi Ceramica con il bracciale Jubilee. Però non soltanto Rolex, perché appunto parleremo di Breguet, parleremo di Omega, parleremo eh, di Panerai, che è il primo orologio che farò vedere, e tanto altro. C'è Gianfranchino eh, a rispondere oggi alle vostre chiamate. Buon pomeriggio a te Vito e a tutti gli amici a casa da parte di Gianfranco, il signor Gianni ed Emanuele. Un trio, il trio delle meraviglie esatto, proprio. Sì. Eh. Va bene, teneteli impegnati signori con le vostre chiamate con le richieste, con le conferme assolutamente, giusto Gianfranco? su quelli che sono gli orologi che vi piacciono ma anche delle chiamate se volete anche per un saluto e eh, signori, specialmente all'inizio quando chiaramente non so in quanti siete dall'altra parte attraverso le vostre chiamate o appunto per fare le richieste o magari qualche saluto eh, si capisce anche eh, chi all'inizio già mi sta seguendo sono sicuro che appunto Visto che la, la, la trasmissione va in onda sul digitale, il canale 160-160, va su Sky 871, va su Facebook, va su YouTube, sicuramente eh, voglio dire, sarete sicuramente in tanti a seguire appunto questa rubrica. Ok? Cosa? Che ci facciamo, Gianfranco? Va bene, fai quello che vuoi. Gianni, dimmi tutto, dai, dai, so che vuoi intervenire. Un saluto e tanti auguri dagli amici Osvaldo, Ivan. Leggi l'altro nome. Alfio. Allora, ringrazio il signor Alfio, tanti auguri anche a lei. Il signor Ivan, auguri e chiaramente Osvaldo, eh, che quasi ogni giorno almeno un saluto ce lo fa. Grazie Osvaldo, Osvaldo dal Piemonte, dico bene? C'è un altro? Possiamo iniziare Gianfranco? Credo di sì. Gianni, mi inquadri il primo orologio di cui voglio parlare? Ah, iniziamo con un orologio molto importante. Io di solito, guarda, come primo orologio che faccio vedere, metto sempre qualcosa da spendere 2-3 mila euro. Okay? Io ho messo questo Panerai perché è nuovo, l'orologio è nuovo, questo RadioMir a carica automatica, però signori non è all'istino Panerai, ma è scontato di quasi il 25% che su un orologio come questo vuol dire risparmiare veramente tanti tanti soldi. L'orologio ha, come si vede, il cinturino in pelle e questo quadrante che è un quadrante nero, ha i piccoli secondi a ore 9, okay? la cassa misura 44 mm, la chiusura è ad Ardiglione, chiaramente signore essendo nuovo sul fondello c'è il, il codice a barre, ripeto, questo è un orologio che ha il 25% di sconto più o meno da quello che è il l'istino ufficiale. Più se volete ci sarebbe anche il pagamento rateale. Ah ok ok. Ok? Dunque numero uno iniziamo già con un orologio importante sul quale vai a risparmiare, vuol dire, tanti soldi. Oh il secondo orologio, Franco, guarda qui. Che bello. Eccolo qui. Allora questo è un orologio che è arrivato da poco, da tre giorni. Ok? È un buon mercier, anche questo nuovo scatto garanzia. È il modello Riviera. Oggi, quando sono arrivato, mi hanno fatto vedere una. Credo quello che sia un inserto della Repubblica che si chiama Orologi, ok? Adesso lo faccio vedere. Eccolo qui. Vieni un attimo, scusami, eh, Gianni. Dove Aspetta, mm, si vede così? dove c'è una pubblicazione a piena pagina proprio del Bonmercier che noi abbiamo da, da mostrare oggi, lo stesso orologio, vedete? Ripeto, questo credo sia proprio un inserto, scusami Gianni, della Repubblica, vieni qua, che si chiama Orologi, magari qualcuno ce l'ha uh, a casa, eccolo qua, Orologi, la Repubblica, all'interno chiaramente abbiamo... Uh, tanti orologi di cui si parla, vedi rolls vedi Tudor, vedi Zenith, però voglio dire, voglio dire, eh, vediamo anche qualcosa ripubblicato che abbiamo qui pronta consegna. In questo caso andiamo a rivedere questo Beau bon Mercier. Bon Mercier abbiamo detto Riviera, orologio nuovo, con questo bel quadrante, quadrante nero a ondine, misura 42 mm e anche questo come il Panerai, signori. È nuovo ed è scontato da quello che è il listino ufficiale. In questo caso, chiaramente, parliamo di un orologio che costa anche molto, molto meno rispetto al Panerai. Ok? Bello vero? Guarda, lo posso sicuramente definire il Beaumersier bon nuovo con il prezzo più piccolo mai avuto. Perché ricordo i Capeland, ricordo altri modelli sempre di cassa Beaumersier bon con prezzi superiori. Ok? Numero due. Nuovo. Numero tre. Ancora orologio nuovo, scatole garanzia. Questa volta cambiamo completamente genere e vediamo un crono con il cinturino in pelle, in pelle blu e il quadrante blu. E questo Hamilton, questo Jazz Maestro. Orologio che oltre a essere crono, bi-compact e anche Day Date, qui la dimensione della cassa è più contenuta. Dunque credo vada bene a tutti i polsi maschili, in quanto eh, è 40 mm. Ok, anche questo nuovo. Ecco questo sto controllando, sì, questo è uno degli orologi con il prezzo più basso tra quelli che oggi possiamo vedere, pur essendo nuovo, pur trattandosi comunque di Hamilton. Eh? Numero 3, numero 4, rimaniamo sempre a vedere un altro orologio nuovo, diversissimo dagli altri, questo Tagoyer, questo è un orologio molto molto bello anche per il quadrante che ha, questo Tagoyer si chiama Autavia, un orologio che ha la ghiera unidirezionale in ceramica, in questo momento c'è montato il bracciale d'acciaio, però essendo nuovo eh, prevede un altro cinturino di ricambio che è in tela. Okay? L'orologio misura 42 mm, anche questo vedi senza spendere i miliardi, lo puoi comprare pagandolo magari anche con un pagamento comodo da un anno fino a cinque anni. Tagoyer Ed è del numero 4. Numero 5, adesso voglio vedere chi è pronto. Chi è veloce, signori? Ultima generazione di casa Omega per quanto riguarda la collezione Seamaster. È il Seamaster Diver 300, orologio dunque subacqua a 300 metri con scappamento coaxial. Devo dire molto bello: è il quadrante, questo quadrante nero a onde. Orologio che è davvero diver, ha al cinturino in cauciù. Signori, l'orologio è inedito. L'orologio è arrivato oggi. L'hanno numerato. Credo questa mattina. Bene, è nuovo, c'è già lo sconto. Da quello che è listino. L'orologio è unico perché ripeto: con certi sconti, eh, orologi della Omega neanche qui si possono vedere. Dunque ripeto: per chi vuole anche risparmiare su quello che è listino, in più ricevere, se volete sempre, eh, signori un Pagamento personalizzato che è possibile chiedere al mio collega da un anno fino a cinque anni. Fatevi sentire, perché questo è un orologio che sono sicuro, fino alle 20, troverà conferma. Dunque, se c'è l'interesse da subito per quest'Omega, un colpo di telefono al mio collega Gianfranco, a Manuela, chi vi risponde: fatevi indicare quella che è la proposta scontata e poi decidete voi. Ok, lo rivediamo chiusura ad Ardiglione, appunto subacqua a 300 metri. Vito scusami, un caro saluto dal signor Franco. Grazie Franco e tanti auguri Franco e grazie per la telefonata. Ok? E adesso Gianni, si era intravisto, mentre io parlavo, uno dei Rolex che ho visto quelle pochissime volte che siamo riusciti a comprare, ha avuto un grandissimo successo, ma grazie al fatto anche che è un bell'orologio, devo dire, molto diverso Rispetto alla vecchia versione dell'Air King, parliamo appunto del 40 mm, con questo bel quadrante, bello vero? Con i tre numeri arabi applicati in oro bianco, il 3, il 6 e il 9. Abbiamo la scala sessagesimale. Abbiamo la scritta Rolex, bella in verde, così come la città dei secondi. Però, signori, questo è un orologio che oggi praticamente ha il prezzo di un Datejust. just. Oggi ha il prezzo di un date just. E siccome so che è un orologio che. L'ultima volta che abbiamo venduto forse è stato cinque mesi fa e in quell'occasione fu presentato, fu assegnato quel giorno stesso, ma poi durante le repliche qualcuno aveva chiamato pensando fosse ancora disponibile. Ora, chiaramente io non so se i signori che hanno chiamato in replica cinque mesi fa. Adesso mi stanno seguendo e si se sono ancora interessati King. Però vi dico: è un orologio che rispetto ecco, per esempio ai Day Just, ma i stessi Submariner anche, chiaramente lo si vede pochissime volte e ripeto, questo è il prezzo praticamente con il quale oggi compri proprio un Day Just d'acciaio ed è il primo Rolex. Il secondo, signori, è un grandissimo professionale, adesso non voglio fare la capi paragoni con i prezzi dei Day Just, però anche questo, signori, questo Milgaus, eh, avendo una proposta che è inferiore 10.000 euro, e sapete che in questo momento non c'è nessun professionale che vale sotto i 10.000 euro. L'orologio è scatole Garanzia Rolex. L'orologio è perfetto. L'orologio ha 24 mesi di garanzia, sul perfetto funzionamento ed è appunto il Milgauss con il vetro zaffiro verde. Ed è il secondo Rolex, il terzo, signori. Credo che sia il sogno l'orologio che ho visto indossato. La settimana scorsa, se non ricordo male, Lo posso dire a chi? Tanto chissà magari quanti divi ce l'hanno. L'ho visto a Alessandro Borghese. Alessandro Borghese, ma non soltanto lui, eh? Sto parlando, signori, del Daytona con la cassa in oro bianco, il cinturino Oyster Flex, giusto? Nuovo scatole Garanzia. Ecco, questo è l'orologio dove magari un signore è. Eh, da così a così ok dicevo questo è l'orologio signori che credo magari qualcuno eh, si vorrà regalare prima della fine dell'anno anche perché col nuovo anno arriveremo a prezzi diversi è un orologio comunque vi dico signori io, uh, ma Gianni io sono sicuro che questo è un orologio signori che oggi farà squillare tutti i telefoni eh, ieri Angelo l'ha fatto vedere per la prima volta e oggi ho la fortuna di poterlo ripresentare però mi hanno detto che ieri è successa una, cioè, una rivoluzione al, al centralino tutti a chiamare su questo, questo è un orologio che costa chiaramente io credo, secondo il mio parere personale, che chi compra i Rolex oggi ne conosce anche il valore dunque sai anche più o meno... Quanto potrebbe costare un orologio come questo? Vito, scusami, un saluto alla signora Edoardo, e dovresti Grazie, ripresentare Eduardo. il Seamaster. Subito, sono già in due. Sul Seamaster? E beh, uno ne potrò usufruire. Lo facciamo rivedere, Gianni, perché il Seamaster viene prima dei Rolex, giusto? Sì, lo rivediamo, lo ripeto: l'orologio è nuovo. eh. Anzi, scusami, lo vediamo da solo il Seamaster, eccolo qui misura 42 mm, ho detto nuovo e quando dico nuovo significa nuovo con le plastiche, con il QR code, così come lo troveresti dalla Omega. Solo che qui signori è pronta consegna, ma in più c'è anche lo sconto da quello che è l'istino e in più il pagamento laterale. Credo che uno dei due signori che si è informato su quello che è il prezzo di quest'Omega, Gianfranco, ti abbia anche, anche chiesto il pagamento laterale. Che credo sia la cosa migliore da fare magari su un orologio così importante quando hai anche lo sconto. Cioè nonostante lo sconto, fino a 5 anni. Va bene? Ora non conosco i nomi dei signori che l'hanno richiesto, che sono già informati, ma l'orologio è unico. Va bene? Dunque, se siete interessati a questo orologio, lo dico ai signori che hanno già chiamato, ma anche a chi magari lo sta guardando e si è interessato di chiamare di lasciare i dati e bloccare l'orologio perché non ho alternative ok lo rivediamo ancora e vado avanti perché devo mostrare altri orologi eravamo fermi eh, sui Rolex che andiamo a rivedere comunque dunque ripartiamo dall'Air King dall'Air King 40 mm eccolo qui proseguiamo con Loyster Perpetual Milgauss, vetro zaffiro verde e poi chiudiamo con lui, lui, il Daytona, il Daytona eh, Cassa Oro Bianco, nuovo scatole garanzia, lunetta ceramica e cinturino Oyster Flex. Ok? Ora lasciami Rolex perché, ripeto, gli orologi importanti ne ho ancora tanti e accanto, per esempio, a questo Daytona c'è un altro orologio, sempre nuovo scatole garanzia, questa volta di casa Breitling. Parliamo del Super Ocean, l'orologio signori diver. A 500 metri, credo che sia. Ora ricordando il prezzo, uno dei Brighton con il prezzo più piccolo di quelli visti, perché praticamente lo paghi. Ecco, questo praticamente costa la metà di un Cronomat, la metà di un Navy Timer. L'orologio è nuovo, eh? perché magari può anche essere che il Chronomat non ti interessa, che il Navy Timer non ti interessa, e preferisci appunto questo diver, il Super Ocean con il quadrante blu e la ghiera blu. L'orologio misura 43 mm, ripeto, nuovo. Ok? Poi da Breitling, eccolo qui. Si è visto alle mie spalle, Gianni, quando abbiamo iniziato. Questo è un orologio importantissimo, signori. Questo non è il classico Breguet. Non è il classico Breghetta 21, è Silt Type 21, ma è l'orologio che ha la cassa in titanio. Infatti, come vedete, eh, la ghiera è smaltata, non è la ghiera d'acciaio tipica appunto dei, dei cassacciaio di Breguet Type 21. L'orologio è perfetto, signori. Cinturinato pelle, ma il cinturino è perfetto, così come chiaramente la chiusura dei Ployan è così come la cassa. Parliamo forse del Breguet più famoso al mondo, il Type 21, però in questo caso appunto con la cassa in titanio. Questo è un orologio super. Vedi, questo è un orologio che ha anche il prezzo, ha anche il prezzo Breguet. Non ho finito perché di Omega, tra un po' ne vedremo un altro, però accanto al Breguet ho l'orologio, signori, che addirittura è nuovo ed è scontato di oltre il 50%, cioè lo paghi meno della metà. Parliamo di questo Maurice LaCroix, che è un orologio elegante: elegante in tutto, colore di quadrante, perché è solo tempo, e misura della cassa che è 41 mm l'orologio è braccialato acciaio, e Day Date, ripeto. Nuovo lo paghi meno della metà, Maurice Lacroix. Poi dicevo di Omega, a parte il Seamaster, quello nuovo fatto vedere prima, ci sarebbe anche, eccolo qui, l'Omega Devil, che è un orologio diverso dall'Omega Seamaster. È un orologio elegante, elegante perché vedi anche questo, chiaramente un solo tempo col datario, dove la cassa misura 39,5. E il bracciale appunto è d'acciaio, dunque perché ama i eh, gli orologi con il bracciale d'acciaio, però li vuole eleganti. Ok? Nuovo, signori, anche questo, mi ripeto, scontato da quello che è il listino ufficiale Omega. E anche questo è scappamento coaxial. E a chiudere questa carrellata fatta veramente di tanti orologi, tanti orologi, c'è un bel Tudor. Il Tudor Black Bay 58 col cinturino in tela. L'orologio misura chiaramente 38 mm come tutti i 58, ma devo dire anche per il prezzo è vantaggioso in quanto in questo momento i Black Bay Signori 58 si fa comunque fatica a trovare in negozio. Qui è pronta consegna e lo paghi anche a rate se vuoi. Beh, Credo Gianfranco di aver scelto, ora non so quanti sono gli orologi, ma credo ah, il conto va, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sono 14 orologi devo dire molto diversi uno dall'altro, ma tutti di grandi marche, da Panerai a Hamilton a Omega, eh, Tagoyer, chiaramente Rolex, Breguet, Tudor. Signori, ora sta a voi indicarmi qual è l'orologio che magari volete vedere meglio o di cui volete conoscere il prezzo e lì chiaramente basta comporre il numero e Gianfranco, Gianni, Emanuele vi dicono chiaramente quello che è il prezzo e se volete, anzi sarebbe meglio. Chiedere del pagamento rateale e bloccare, confermare l'orologio che vi piace. Dunque, stiamo rivedendo il Tudor nuovo, il Black Bay 58, accanto all'Omega Devil. Ecco due orologi guarda, molto diversi, però con i prezzi credo accessibili a tutti, parlando di marche importanti. Poi, accanto a questi due c'è il Maurice Lacroix, l'orologio Day Date. Che paghi meno della metà di quello che è listino. Poi il Breguet, il Breguet Type 21 È eh, qui, signori. Qui chiaramente credo sia un orologio che deve andare a far parte di quelle collezioni fatte già di orologi importanti, questo è un orologio stupendo. Misura 42 mm, chiaramente parliamo del crono flyback con la cassa in titanio, poi già Gianni, Gianni, altro orologio da prendere anche per il prezzo è questo Breitling il Super Ocean orologio nuovo e poi i tre Rolex il Daytona con la cassa oro signori nuovo accanto il Milgauss a prezzo così come a prezzo lo posso dire e l'Air ecco due orologi in acciaio signori questi due che ho già messo vedi da subito in carrellata perché credo che chi vuole un bel Rolex e non vuole o oh, non può spendere i soldi che ci vogliono per il Daytona, i soldi che ci vogliono per il GMT lunetta Pepsi o per il Batman o per il Deep Sea, credo che sono due orologi molto molto validi, entrambi diversi ma validi entrambi, per due soltanto di voi, o il Milgaus o il King. Prima di questi due c'era appunto l'Omega, che vedo è ancora disponibile e dove credo che chi ha chiamato prima. Dovremmo rivedere anche il Riviera. Sì, non ha più richiamato, non c'è problema. Tanto questo è un orologio che magari quando poi andrò a ripresentare e indicherò Gianni quella che la proposta scontata, con in più anche il pagamento rateale, credo che assegneremo dai. Sì, sì. Ok? Rivediamo il Tagoyer subito prima il Tagoyer Autavia nuovo, quello che ha il bracciale d'acciaio, ma anche il cinturino di ricambio in tela. Poi c'è l'Hamilton, l'Hamilton Jetsmaster, il crono con la funzione Day Date, bello questo quadrante blu col cinturino in pelle blu. E poi eccolo qui il bomercier Gianfranco, il bomercier che abbiamo visto prima eh, pubblicato sull'inserto orologio della Repubblica. 42 mm, la cassa di questo orologio misura 42 mm, ha un quadrante molto bello, il prezzo poi, vedi, così come ho detto prima sull'Omega Deville o sul Maurice Lacroix o anche sul Tudor Black Bay, voglio dire, sono prezzi signori eh, un po' per tutti, chiaramente per chi cerca orologi di marche importanti, poi vi veniamo in aiuto anche con il pagamento rateale anche su questo orologio. Guarda che bel quadrante. Tu pensa alla rata mensile con il quale potresti pagare questo Bon mercier è di soltanto 47 euro al mese? Nuovo. Bon mercier Riviera. Questo che bel quadrante che ha. Questo è un bel orologio, sai? Beh sì, i Capeland chiaramente forse sono più famosi, però signori, hanno anche prezzi diversi. Eh sì, sono i nuovi modelli questi, altrimenti quell'inserto avrebbe pubblicato un modello forse più, più famoso come il Kaplan, appunto. Signori, scusatemi, vedete, io poc'anzi ho fatto vedere degli orologi non realizzati da Omega o da Mercier sei anni fa o sette anni fa, cioè vecchi modelli, ma modelli in produzione anche da poco. Come l'Omega lo, ecco, per esempio, non, non so chi l'ha richiesto ma se è disponibile magari interesserà a qualcun altro ma l'Omega Seamaster Diver 300, vai in negozio visto che è un modello ultimo vai e se chiedi uno sconto non te lo fanno, è appena uscito l'orologio poi parliamo del Seamaster eh. parliamo di un orologio magari particolare che potrebbe anche non piacere Seamaster e Speedmaster sono gli orologi più venduti di casa Omega per dire sull'Omega, perché signori mi da 5100 euro, che devo dire già un prezzo. Comunque, non parliamo di 8, 9, 10.000 euro. 500 è il listino. Ma a 4500, o a 99 euro mensili, o in meno tempo, perché poi la data sia tu a deciderla, oppure con un acconto che decidi tu e il resto lo paghi a Rate. Ma l'orologio qui che è alle mie spalle, è nuovo e inedito, anche e deve trovare la conferma. La conferma che non vuol dire lo acquisto adesso al telefono, significa va bene, mi interessa, questi sono i miei dati, ci risentiamo domani, discutiamo altre cose, se poi domani può succedere che ci hai ripensato, lo dice al mio collega che ti richiama, eh? oppure puoi chiamare anche tu prima, non c'è problema, o se magari fino alle 20 tu vedi un altro orologio che ti piace di più e può accadere, basta che richiami e metti in conferma quello che ti piace di più e questo lo rendi disponibile. Gianni rivediamolo anche se comunque eh, il discorso era sul Bon Mercier, però questo Omega, ho visto che è stato un altro orologio che almeno finora sta interessando, era giusto che io dicessi subito il prezzo, così chi lo vuole confermare sa già tutto. Da 5100, 4500, nuovo. Torniamo sul Bon Mercier. Sì, sì, io l'ho messo. Vai, vai, vai. Ah, bravo. Ecco il bommercier. L'altro orologio nuovo, questa volta braccialato, vedi completamente diverso dall'Omega. E poi il primo orologio visto è stato il Panerai. Questo se lo facciamo adesso. Vediamolo qua. Era uguale, c'era un anche 5 andava bene. Ecco il Panerai. Il Panerai che è sempre nuovo, eh? il modello Radiomir. E qui ho detto, signori, sul listino, e parliamo comunque di orologi costosi, i Panerai. Eh? risparmi quasi il 25% vuol dire che risparmi tanti soldi ora signori io chiaramente vedete dovrei già andare avanti perché scusami questi orologi li ho fatti vedere già un paio di volte sì, credo un paio di volte tutti eh, però scusatemi se avete richieste diverse meglio almeno so che non so, mi richiedi cos'è quello? il Tudor Black Beige MT So che facendolo vedere magari a un signore può interessare, poi magari non me lo conferma, potrebbe interessare a qualcun altro, però io dover togliere adesso e andare avanti i Rolex, il Breguet, l'Omega Nuovo, il Bonmercier, il Tudor 58 e anche altri orologi che adesso eh, io ho messo in questa carriera pensando di far cosa gradita mi sembra strano, perché vedi Gianfranco? È chiaro che io ci ho messo anche il Daytona con la Cassa Oro Bianco, ma quello signori è un orologio chiaramente non per tutti. Quello è l'orologio che io sono sicuro verrà acquistato da chi forse neanche il prezzo chiederà. Prima di iniziare il mio collega Emanuele mi stava raccontando di un signore che lo ha contattato, che ha visitato il sito dell'azienda e sul sito ha visto uno dei marpiché. Credo che quel signore che, ha comp che, deve, che comprerà quello de Marpighè, voglio dire, forse neanche il prezzo ha visto, perché sa più o meno quanto può costare uno de Marpighè come quello che ha visto sul sito. E lo stesso vale per il Daytona. Perciò non esiste soltanto il Daytona con la cassa oro eh, che interesserà sicuramente qualcuno che lo conosce, che lo vuole e che ha una certa disponibilità economica anche. Ma sugli altri vi dico, signori, gli stessi Rolex, per esempio, l'Air King e il MilGaus, sono da prendere, perché sotto i 10.000 oggi di Rolex importanti non trovi niente. Perché il Day Just oggi, che è l'orologio base di Rolex d'acciaio, per comprarlo nuovo ci vogliono circa 10.000 euro. Se vuoi il Day Just 2 costa oltre i 12. Io ho un professionale come il Milgaus sotto i 10 ed è ancora disponibile? Sotto i 10. E questo discorso vale per l'Air King. Eh, Manu, Gianni, ci facciamo l'ultima passeggiata insieme. Poi, oh, signori, se vi interessa uno di questi orologi, ripeto, basta chiamare e chiedere, eh. Non c'è problema. Altrimenti li metto via e ne parliamo magari più tardi. Allora, partiamo dal Panerai, bravo. Dal Panerai Radomir, che ho detto è nuovo. Ho detto risparmiate il 25%, che non sono pochi, su quello che è il listino. Poi c'è il Bonmercier. L'orologio è diverso dal Patelai, è un orologio più piccolo, è un orologio sempre nuovo. ti costa niente, signore, Questo non costa 5, 7, 9, 10, anzi, lo dico io, soltanto 2250 Gianfranco. Perché prima abbiamo indicato quella che è la rata che è pari a 47 euro mensili nel massimo del tempo. Poi, signori, siete liberi di pagarlo appunto in meno tempo con una rata di 100 euro, di 80, di 120. Siete voi a decidere, 2250 euro, Bon Mercier Riviera. Poi, chiaramente l'Hamilton è un'alternativa al Bon Mercier come orologio sempre da spendere poco, anzi questo costa anche molto meno. È un crono day date, è un orologio leggero, cioè leggero, non è pesante come quelli che hanno il bracciale d'acciaio, al cinturino in pelle blu come il quadrante, l'orologio è nuovo. Eh, fammi un attimo rivedere la misura della cassa è 41 mm, soltanto 1500 euro. Gianfranco, 1500 sono un euro al giorno? 32 euro mensili. 32 euro mensili. I numeri arabi sono applicati, ma devo dire il quadrante è molto bello come colorazione. E più è crono dei date, eh? 1500 per l'Hamilton, poi accanto all'Hamilton. C'è il Tagoyer, il Tagoyer Autavia, grazie, poi c'è l'Omega, nel quale abbiamo già parlato, ma vedete io adesso lo tolgo l'Omega, lo farò rivedere magari tra un'oretta, e magari troverò qualche altro signore che si collegherà, a cui piace, che se lo porta via, perché un Omega nuovo signore, sugli Omega vedete sconti non se ne fanno, specie su questi modelli, Speedmaster e Seamaster, figuriamoci su un modello... Nuovo, ultimissima referenza. Da 5100-4500 euro. È bello vero? Bello sportivo, diver, scappamento coaxial, bello il quadrante, bella è anche la rata, giusto? 99, 99 euro. 99. euro mensili, rata che se decidi di fare inizi a pagare l'orologio tra circa 40 giorni, vuol dire l'anno prossimo? Dunque ti fai tranquillo, le festività con l'orologio al polso perché lo ricevi chiaramente prima, eh intorno al 15 gennaio, 4500 euro. Poi Gianni abbiamo i Rolex. E adesso, signori, io non so se qualcuno di voi ha chiamato per chiedere il prezzo o dell'Erkings o del Milgaus. Ma lo invito veramente poi a fare senza impegno, eh. Non vi sto dicendo, signori, che siccome gli orologi sono perfetti e hanno questi prezzi, qua chi chiama deve comprare. Giusto? Vi sto invitando a chiamare su quello che vi piace e prima di tutto a chiedere la proposta. Perché sono sicuro guarda, che il Milgaus, il con il prezzo che ha, troverà un signore a cui interessa, che quando sente il prezzo se lo porta via. Così come King, che ripeto, è un orologio che non vediamo sempre. In questa dimensione, il 40 mm, anzi, Gianni me lo inquadro ancora da vicino. nel King, 40 mm. guarda che un bello orologio questo! Questo è un orologio che adesso, con tutto rispetto per altri orologi di Rolex, però, signori, eh, io posso capire che eh, quando mi chiedi il prezzo del Pepsi 21,9, se non sai, eh, diciamo, chiudi e basta. Forse neanche ringrazi. E su questo orologio credo che magari se vuoi un bel Rolex credo che tutti possono comprare appunto questo Erking, con in più il pagamento rateale Un orologio così come l'altro, così come il Milgaus, che sapete signore, una volta venduto non è che è possibile facilmente trovarne un altro e sono comunque orologi che vi danno sempre soddisfazione a livello economico. Milgaus da una parte ed Air King dall'altra. Scusami per il signor Bruno, dovresti sì. ripresentare il Maurice Lacroix? Sì, allora sì. guarda eh, tra due orologi lo rivedremo. Sì, perché prima c'è da rivedere, e così togliamo anche i Rolex. Questo è nuovo, eh? Questo è uno dei Bright con il prezzo più basso mai avuto. Ed è nuovo, è subacque a 500 metri, è molto bello mm. con quadrante blu e la ghiera blu. Misura 43 mm. Chiaramente parliamo di un orologio con i 5 anni di garanzia che dà la Breitling essendo nuovo. Poi accanto c'è il Preghé, il Breitling, no. poco, no molto meno, lo rivediamo un attimo, 3950. Sì, praticamente l'ho detto lo paghi la metà di un cronomat o meno della metà di un navy timer. 3.950 euro. Eh, questo è molto bello come orologio. Anche perché io credo che i crono, ok? Non è che ti metti lì a, a usarli. È più per bellezza in questo momento comprare il crono, qualunque esso sia. Sì, sì, ti metti ancora a giocare con i pulsanti tu, Gianni, con i bambini. Sì, si mette a giocare con i pulsanti lui. 3.950. Rivediamo il breguet il Breghetta i21, questo è un orologio serio? Questo è un orologio da richiedere Gianfranco? Questo è un orologio da confermare al volo? Se si vuole un orologio importante? Il Breghetta i21 con la cassa in titanio? E accanto c'è proprio il, il Maurice Lacroix. L'orologio che poi è quello con il prezzo più basso di tutti, anche perché è scontato, di oltre il 50%, non il 50%, oltre il 50%. L'orologio è nuovo, eh? scusami Gianni, non vorrei che magari qualcuno pensasse che sia un orologio di quarto polso. L'orologio è nuovo, misura 41 mm, è molto elegante, vedi, con questo quadrante color antracite e la funzione day date. Signori, di listino costa 2090, 995 euro vuol dire meno della metà. A proposito, voglio ricordare che i 995 euro si possono anche ratezzare. Ad esempio, scusami invito in 18 rate con soltanto 59 euro. Ecco, in 18 mesi 59, 59 euro mensili. 9,95 anziché 2,090. Beh, non c'è credo un negozio che ti faccia su un orologio oltre il 50%. Carica automatica, Maurice Lacroix, Day Date, giorno della settimana a ore 12 e 31 giorni del mese invece a ore 6. Vieni che lo rivediamo un po' meglio, Gianni, si vede già molto bene così, devo dire. La cassa misura 41 mm. 995 euro. Guarda, io questo lo voglio mettere insieme all'altro orologio che costa niente della carrellata, ovvero l'Hamilton, che è un orologio diverso in quanto questo è crono day-date, l'Hamilton, e ha il cinturino in pelle. Ok? Se preferite l'Hamilton, il modello Jets Master, la proposta è di 1500 euro. Dunque 1500 per l'Hamilton, 9,95 per il Maurice Lacroix Gianfranco, ma il bommerzio è rimasto disponibile alla fine? No, allora dammelo. perché io l'ho messo da una parte, pensavo che fosse in opzione. No, no, allora rivediamo per tutti, dai. Non c'è da pensare se non su questi orologi. È bello vero, sai. Guarda che bel quadrante questo modello Riviera. No, sì, la cassa è... La, cassa, la lunetta è sfaccettata. Do decagonale. Do decagonale. Misura 42 mm, adesso vediamo un po' meglio le maglie del bracciale. E la chiusura, vedi che chiudendosi, compone il logo della, della Bombercier. Il fondello è a vista, non si vede bene così non ridi. Sembri i di... ti ricordi? Come si chiama la, la corsa lì? Come si chiamava la... Walkie Race, una cosa del genere si chiamava. Ecco mi sembri lui. Matley fa qualcosa. Lui. 2.250 euro. Va bene? Ok metto via anche il Bon Mercier. Signori, io adesso farò vedere altri orologi. Se tra quelli che ho tolto ce n'è qualcuno di cui o magari adesso vi interessa conoscere la proposta, come i Rolex, come il Panerai, come il Breguet, per esempio, basta chiamare Gianfranco o Emanuele. Eh, se invece, prima che io vada avanti, ne volete rivedere uno in particolar modo che magari si è visto male adesso incarellata, Volete vedere meglio la chiusura, il fondello o magari sul secondo polso come il Breguet, conoscere l'anno? Quello che volete voi, basta chiamare che vi diciamo tutto. Dovessi presentare il cronomat di Breitling? Allora, chi ti ha chiesto il cronomat, sono sicuro che l'ho già visto in presentazione. Sicuro. E sai perché? Perché il cronomat è l'orologio che ha il 30% di sconto. Vediamo dov'è. Ho trovato. Io ringrazio il signore che ha chiamato per il cronomat perché l'orologio che l'altro ieri, verso la fine, mi ha fatto un po', non dico sgolare, perché chiedo scusa, è chiaro che su un orologio come questo è inutile ripetere il discorso che la Breitling non ti farebbe mai, mai il 30% di sconto perché l'orologio è nuovo. Ecco, un orologio come questo di ultima generazione... Dovessi trovarlo usato, può essere che lo trovi con il 30% di sconto, anche perché non è un orologio realizzato 5 anni fa, sei anni fa, credo che sia un anno e mezzo che sia in produzione. Parliamo del nuovo Chronomat, l'orologio che ha il nuovo bracciale chiamato a cartucciera o Rollò, ok? L'orologio ha ah bello, il quadrante argenté, diverso chiaramente magari da orologi uguali. Un che saluto hanno... dal signor Giampiero. Grazie Giampiero, il quadrante verde, il quadrante eh, bronzé che abbiamo comunque avuto, però Gianfranco, da 7009, che è il listino ufficiale della Breitling, lo paghi praticamente con il 31% di sconto 5490. Nuovo. Questo è un grande orologio del quale sicuramente anche oggi avrei parlato. Però credo che anche Kate l'ha richiesto, sicuramente l'ho già visto in presentazione o ieri o l'altro ieri, non lo so, magari conosceva anche quella che è la proposta, questa, questo sconto che stiamo facendo, eh, perché sai 2004 sono tanti soldi che si risparmiano, eh signore, da 7,9, 5.490 e poi chiaramente voglio ricordare che nonostante lo sconto il pagamento personalizzato c'è sempre, parte da 500 euro fino a 30.000. 5.490. Anzi vediamo il fondello così facciamo vedere appunto che l'orologio è nuovo con tutte le sue plastichine. Va bene? Grazie. 5.490 anziché 7.900. Ora io ti dico una cosa Gian, io spero che il signore che ha chiesto il cronomat sia un nostro cliente. Così. Perché sai che cliente e magari ha già ricevuto qualche orologio a casa? Non è titubante, io posso capire, guarda, chi chiama per la prima volta e chiede il prezzo di un orologio, ti dice grazie, magari poi valuta, ma è sempre un po' titubante. Non c'è da titubare, signori, c'è da confermare l'orologio che vi piace, qualunque esso sia, dalle 200 euro fino a, ai 100.000, anche se in questo momento l'orologio più importante che ho è il Daytona con la cassa in oro bianco nuovo. 5.490 ed è confermato? E allora perché mi dici che... No, pagamento laterale, quanto è? 100 euro su questo orologio qui. 100 euro mensile. Ecco, chiedo scusa signori, adesso non voglio insistere su un orologio che ha il 30% di sconto, altrimenti poi che devo fare sul Daytona? Uh, ma da 7.009 il listino che non mi invento eh? verificabile sul sito della Breitling. 5.490 vuol dire risparmio vero di 2.400 euro su un orologio nuovo, signori. È uno sconto che non farebbe nessuno. Ma ti richiamato amico ha richiamato l'amico che l'ha richiesto questo orologio? Ah, ok. Sì, pagamento laterale per esempio con 100 euro. Per è un esempio, signori. Chiaramente, i pagamenti che eh, effettuiamo sono veramente tanti 5.490 grazie mister Gianni e così grazie a una richiesta abbiamo anche visto questo bellissimo Breitling guarda io come orologio nuovo visto che abbiamo fatto vedere questo Breitling nuovo ne mostro un altro sempre nuovo scattole garanzia è proprio il, il Black Bay GMT uno dei Tudor più belli che In questo momento, la Tudo sta proponendo l'orologio che è subacqua a 200 metri, giusto? E in più, appunto, ha la funzione GMT con la ghiera bicolore, con la ghiera rossa e blu. Chiaramente, la misura dei Black Bay, che siano Solo Tempo, che siano GMT, è sempre la stessa, è 41 mm, nuovo, 4.500 euro. Tanti complimenti, un saluto dalla signora Cristina. Grazie signora, grazie Cristina, molto gentile. 4.500 euro. Tudor Black Bay GMT. 4.5. In alternativa come Tudor poi, per chi non l'avesse visto, ci sarebbe il Black Bay 58. Esatto. L'orologio che invece misura 38 mm. Signori vedete, questo sono referenze. Che in negozio non è facile comunque trovare i Black Bay 58 qui è pronta, consegna, lo pagate meno del Black Bay GMT, e dunque, credo, orologio che, se vi piace, è da prendere in quanto la proposta è di 3900 euro. Falli vedere uno accanto all'altro. 39 il Black Bay 58, 4.500 euro per il Black Bay GMT. Guarda Gianfranco, visto che abbiamo mostrato poc'anzi il cronomat, per quale orologio? Come? E tu che ci stai a fare allora? Hai scritto bene? Eh, dicevo, visto che abbiamo, visto, visto che abbiamo mostrato poc'anzi il, uh, il Chronomat, io di Bright poi signori, c'era anche l'alternativa, un orologio completamente diverso dal Chronomat, è il Super Ocean, però sempre nuovo, questa volta impermeabile a 500 metri, cui parliamo di un professionale, sempre d'acciaio, l'orologio misura 43 mm. 3.950 euro, anzi a questo punto i due Breitling li faccio vedere insieme, visto che poc'anzi abbiamo visto due Tudor uno accanto all'altro. Dunque 3.950 il Breitling oppure 87 euro mensili e poi c'è il Cronomat con il 30% di sconto da 7.900, 5.490. Ah, vedi Gianni, su un orologio nuovo che ha un grande sconto io non devo stare qui ad insistere perché noi gli sconti comunque su orologi nuovi li facciamo sempre, ma sai una cosa è uno sconto, che ne so, faccio un esempio, ecco sull'Omega da 5100, 4500, 600 euro, voglio dire non è che è il tuo per te la 600 euro, giusto? E già lì comunque sto insistendo perché è un orologio nuovo, inedito che troverà la conferma, figuriamoci sul Brightling nuovo che ha il 30% di sconto, da 7,9 a 5,490, signori sono veramente tanti i soldi che si risparmiano, e eh no non li trovi da nessuna parte. Vito scusami, per il signor Alfonso sì. presentare presentarsi, è ancora disponibile ha um, visionato ha visionato? cosa? a il, il Maserati nero? ah, eh, fammi controllare un attimo Alfonso c'è Alfonso c'è e non è eh no eh no 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 Uh, rimani qui Gianni, che lo vediamo subito per il signor Alfonso. Se ne prende un altro. Sì, la, allora, le rate iniziano da 500 euro. Chiaramente, signori, quando mostriamo un orologio come questo, per esempio, che stiamo anche scontando del 15%, e dunque da 200 lo paghi 170, ok? È chiaro che. 170 euro non si possono ratizzare. Però se a questo ci aggiungi magari un orologio per fare 500 euro 5-600 è chiaro che le rate le possiamo fare. ok? Intanto Alfonso, questo è il, il Maserati che lei voleva vedere. L'orologio, ripeto, è nuovo, misura 44 mm ed è quello che ha il trattamento PVD della cassa e anche del bracciale, dunque un total black, eh, lo paga al netto dello sconto. 170 euro anziché 200. Lascialo così Gianni in modo che... Alfonso lo vede ancora qualche istante. Questo? Vediamo. Alfonso guardi, oggi ho anche un'alternativa, se le piace il Total Black, un orologio che non si è mai fatto vedere con nessuno sconto. Vieni, sempre Maserati, sempre Maserati, un modello diverso, questa volta un, un solo tempo. Il Maserati Stile, l'orologio è subacqueo a 100 metri. Vedi che è bel quadrante, questo orologio qui è tutto nero, però il quadrante, vedi che bella lavorazione. Questo Gianfranco da 2,90, sempre sconto 15%. No, sempre crono con il quadrante nero? No, solo quello. Sì, no, no. Se preferisce appunto la versione crono è questa: da 200-170 euro. Vito, scusami, è in conferma il Maserati in visione, dal signor Alfonso. Grazie, Alfonso. Dunque, questo è confermato. No, l'altro non c'era più da 3-4 giorni. Anche perché, signori, stiamo facendo questi sconti. Scusami, Gianni, fino a quando finiscono le disponibilità? Una volta che questo modello sarà finito, finiscono. Abbiamo già esaurito, ecco, per esempio, la versione in acciaio con il quadrante nero. Abbiamo finito il quadrante blu, sempre d'acciaio. Oggi di Maserati eh, con il 15% posso mostrare questo che andiamo a rivedere per tutti, dai anche. Da 200 abbiamo detto 170, ok? Poi posso far vedere questo, quello di prima. Da 2,90 quanto diventa Gianfranco? Con lo sconto 15, quello di sinistra. 2,50. 2,50 oppure di Maserati, ne uno, guarda, che a me piace tantissimo, che è questo con il quadrante blu, che ha questa bella lavorazione. Ce ne sono pochissimi, signori, di questi forse soltanto due, e di questo qui forse soltanto uno, ok? Questo è quello con il quadrante blu, con questa bella lavorazione che purtroppo in televisione... Confermato, scusami Vito, il Maserati precedente. Grazie. Tempo. Grazie, forse quello non c'è più. Controlla, voti lotto e controlla. Ok, questo è quello blu, crono, anche questo qui con il Datari ore 6. Chiaramente anche su questo sconto 15%, da 2,90, 2,50 diventano... Esatto. 2,50 anche per lui. 250 euro. Ok? Vito scusami, possiamo rivedere l'Omega? L'Omega Seamaster subito, sì. Subito. guarda quello è un che è dall'inizio. Abbiamo già fatto Gianfranco? Vieni, lo vediamo dal vivo. Perché cosa? Scrivo io allora. Gianfranco, vieni qua. Lunetta in. Lunetta nera, con il, questo quadrante nero però a onde, questo è un grande orologio, guarda ti dico Gianfranco, qui non devo insistere, ora io non so chi ha chiamato ancora su questo orologio, questo è da confermare e basta, è da confermare e basta, da 5.100-4.500 euro il Seamaster Diver 300 nuovo, nuovo, col cinturino in caucciù. No, non c'è da insistere, Gianni. Su questo orologio assolutamente no. Poi di Omega, io ho anche fatto vedere, Gianfranco, un'alternativa, ma non c'entra niente con il Seamaster visione, che è l'Omega Deville. Orologio sempre nuovo comunque, però orologio più elegante, eh, non soltanto perché la cassa è più piccola, ma perché è un solo tempo col datario. Questa volta col bracciale d'acciaio da 3006 2650 Ecco, due grandi omega con prezzi anche diversi. 4,5 abbiamo letto al netto dello sconto per il Seamaster, 2650 invece per il Deville. Gianfranco, mi dicevi del breguet, giusto? Bene. Il breguet è uno dei pezzi più particolari e importanti che ho perché è la prima volta che abbiamo il Type 21 con la cassa in titanio e l'orologio ti dico Gianfranco a questo prezzo non perché cade a pezzi perché vedi il cinturino te lo faccio chiaramente vedere dall'interno, non lo devi cambiare quello suo originale la chiusura chiaramente è la finta Ardiglione con la scritta Breguet ma è una Deployant a trovarlo nuovo a trovarlo nuovo ci vogliono sì quelle cifre, ma tu pensa che io questo orologio l'ho anche visto usato a quanto si vende? Eh, eh, signore, ora non so eh, chi è il Signore ancora indeciso su questo preghè, ma questo è un oggi che bisogna vedere al proprio polso poi. Ecco, forse così si vede meglio, almeno i numeri arabi si vedono meglio, anche perché, perché parliamo del TAI 21, eh, ne parliamo di un preghè magari meno conosciuto, anche se comunque... Vuol dire, i Breguet non hanno queste cifre, signori. I Breguet possono costare anche 30, 50, 70 mila euro, magari modelli più esclusivi. Ma il più conosciuto e venduto è o il Type 20 o il Type 21. Noi il Type 21 l'abbiamo avuto ultimamente, nuovo. Giusto? Questa? Sì, questa è invece è una versione più particolare con la cassa in titanio. Cassa in titanio. Questo è un orologio da franco da 10.000, 10.500 non 6.990, perché non ricordo Breguet, ma neanche con la cassa d'acciaio usato a questa cifra. Pagabile anche con 154 euro mensili. Oppure pagamento rateale con 154 euro mensili. 6.990, poi Gianni parliamo del famoso crono con la funzione flyback, il transatlantique. 6.900, guarda ti dico Gianfranco, io ho gli orologi da 7.000, 7.000 circa, in alternativa a questo ne ho, eh, però signori non c'entrano niente con Breguet Questo è un orologio che voglio dire, anche se vi interessano i Rolex, ma avete anche Vacheron Costanteno, Demar Piguet Frank Mule, voglio dire orologi eh, di un certo livello, questo non deve mancare. L'IVC portoghese per esempio. 6990 questo è un grande orologio ma vedi già Franco io non so se il signore che è interessato a questo orologio sia un nostro cliente oppure no e allora cosa aspetta? dire lo voglio confermare non lo voglio comprare non lo devo chiaramente convincere eh, l'amico giusto perché magari ha già acquistato altri orologi molto bene e magari guarda io non so, ecco come si chiama questo signore. Sempre Giuseppe. Ah, Giuseppe si chiama. Mi diceva Gianfranco che lei ha già acquistato altri orologi, ma può anche essere Gianfranco che in passato, tra gli orologi che ha confermato, magari qualcuno non gli sarà piaciuto. Non lo so. E dunque... Sa che se non le piace l'orologio, eccolo qui, eccolo. qui si vede sicuramente meglio perché senza le plastiche. Scusa, Gianfranco diciamo Franco, e vediamo anche la ghiera nera che lo differisce appunto anche dalla cassa d'acciaio perché la cassa qui è in titanio. Ma le dico: l'orologio non ha bisogno di, di mille presentazioni. Sicuramente, un signore che ha già comprato altri orologi, magari non soltanto da noi, magari anche da altri comunque importanti, ne conosce benissimo il valore e l'importanza di un belaghe come questo. E credo che il prezzo sia una delle cose più vantaggiose di questo orologio. Perché a 6.990 in questo momento non si trova neanche usata la versione in acciaio. Sì, uh, Gianni, mi togli dall'immagine e mi mostri soltanto il Bravo, il Croma. Quale Gianfranco mi hai detto? Il crono quadrante nero? Sì, vieni sul Maserati un attimo perché è da rivedere. Questo è chiaramente il Maserati che l'amico vuole rivedere e questo è il fondello Gianfranco con eh, il logo della Maserati, la scritta Maserati, Italian design, credo che ci sia anche la resistenza all'acqua, sì, 5 atmosfere, ok? 170 euro al netto dello sconto. Gianni, return ball, rivediamo il chroma key, su preghè chiaramente, eccolo qua, 6.990, guarda io sono sicuro che magari l'amico ci sta pensando, sta valutando, magari sentirà Gianfranco, non so com'è, Che dire? Che non direbbe niente? Lo so. Lascialo così. Grazie. 6.990. Vito, scusami, dovessi sì. ripresentare il Panerai all'attenzione del signor Giovanni? Subito Giovanni. No, intanto, prima di questo comunque... Eh, visto che i Maserati me li hai fatti riproporre, cioè quello quadrante nero, eh, io ho fatto vedere sia il quadrante blu, e adesso lo voglio dimostrare un attimo, il quadrante blu nuovo a 250 euro al netto dello sconto, però poi ne un altro, e così poi chiudiamo il discorso eh, Maserati, con il quadrante verde, sempre d'acciaio. Sempre in acciaio. Guarda che bello questo per esempio. Sono tutti orologi giovanili, Gianfranco. Tutti. In questa dimensione poi d'acciaio. Sono tutti giovanili. Dunque, se hai un ragazzo al quale devi regalare, che ha 18 anni, 20 anni, 22 anni, va benissimo. Questo al netto dello sconto lo paghi 155 euro. 155. Dunque, sono 4 in tutto. Che andiamo a rivedere. Allora, abbiamo detto questo con il quadrante verde 155 euro. Ok, poi c'era quello con il quadrante blu scontato 250 euro. Poi ho fatto vedere questo che è molto bello anche per il quadrante, eh, signore, al letto dello sconto 250 euro. E poi c'era appunto il il crono con il trattamento PVD della cassa e del bracciale a 170 euro. Lasciali bravo così in visione entrambi, 250 quello a destra, 170 quello a sinistra. Scusa, ma l'Omega, la fine che abbiamo fatto, Gianfranco, sull'Omega Seamaster, niente, giusto? L'amico ci pensa. No, no, vieni qua. Gianfranco, non me lo devi neanche dire, perché magari poi tutti dicono così. Tanti, io non volevo dirlo. E non lo devi dire. Che devi pensare con lo sconto sull'Omega? Eh, lo so. Lo so, lo so, lo so. Va bene, dai, da 5100, 4500. No, ma quello non c'è più anche da parecchio, Gianfranco. Sì? Allora, siccome qualcosa dal banco la devo togliere adesso, Gianni, facciamo un riepilogo su magari orologi del cui abbiamo già parlato, così li togliamo. Allora l'Omega, abbiamo detto che l'Omega è nuovo, da 5100, 4500. Poi andiamo a rivedere il Maurice Lacroix, sempre nuovo, scatole garanzia, questa volta un solo tempo a carica automatica, Day-Date, da 2100 euro, meno della metà, signori, 995 euro, 995, oppure come prima Gianfranco ha detto, pagamento rateale in 18 mesi con 59 euro al mese. Eccolo qua, Maurice Lacroix, grazie. 995. Poi rivediamo l'Hamilton. No Gianfranco? Sì, sentiamo. Da Questa... rivedere il bonsier. Aspetta che lo riprendo. Inquadralo Gianni, fai vedere il bonsier. Vediamo? il bomber a Riviera, eccolo qui. No, il quadrante si... Sì, mi ricorda lo spectra questo quadrante, non è uguale chiaramente. C'è tra poco però. 2250. Ok? Grazie. Rivediamo l'Hamilton. Rivediamo l'Hamilton. Il crono dei date, il Jetmaster. Abbiamo letto a 1005 Nuovo col quadrante blu ok, e così abbiamo anche rivisto l'Hamilton che mettiamo via e poi abbiamo anche parlato, beh, dei Breitling certo del Chronomat con il 30% di sconto da 7.900 5.490 ma ti dico questo è un orologio che io non capisco né come mai l'altro ieri sia rimasto disponibile né come mai anche oggi nonostante sia anche arrivata una richiesta ma non c'è problema sia ancora qui da 795490 31% di sconto vediamo il fondello da capo perché possiamo vedere che appunto l'orologio è proprio nuovo e questo e questa è la chiusura, la chiusura scomparsa del bracciale rollo. 5490. Grazie Gianni. È confermato, scusami, un altro Maserati nero crono. Grazie. Prego. No, grazie a Secondo che l'ha confermato. Poi rivediamo anche i Tudor. Rivediamo i due Tudor, il Black Bay GMT e il Black Bay 58, entrambi nuovi. Per quanto riguarda il GMT, la proposta è di 4.500 euro, mentre il 58 soltanto 3.900. Ok? E anche questi, per adesso, li parcheggiamo, i due Tudor. E beh, su preghè Gianfranco, vedi, il preghè... È lo stesso discorso che si è fatto poc'anzi per il Breitling, solo che il Breitling è un orologio nuovo. Ma il Breguet, signori, questo Breguet, il Type 21 con la cassa in titanio, è un orologio sì secondo polso, ma che oggi trovi a 10.000 euro, non a 6.990. Dico questo è un orologio che, Gianfranco, già mi sembra strano che da quando è arrivato, Ancora nessuno dei nostri clienti si è interessato seriamente alla conferma di questo orologio. Oggi so che c'è un forte interesse da parte del signor Giuseppe e credo che, amico mio, ecco un, uh, un pensierino ce lo deve fare con l'orologio chiaramente messo da parte per lei. Prima abbiamo anche sentito quella che è la rata mensile di 154. 154 mensili. Ma vedi, non parliamo di un orologio qualsiasi di Breguet, parliamo del modello, il Type 21, più conosciuto e più venduto, più richiesto. Certo, questa è un'edizione speciale con la cassa in titanio. 6990. 42 mm, no, la misura è 42. Ok, e così anche il breguet. Lo mettiamo insieme all'omega, lo mettiamo insieme al cronomat, perché sono i tre orologi che io farò rivedere ancora. Perché signori sono da prendere sicuramente tutti e tre. Tutti e tre. Facciamo una cosa, adesso voglio aprire proprio il discorso dedicato a Rolex, perché visto che in carellata ne abbiamo visti tre, ma io di Rolex ne ho sei addirittura, signori, sei, uno diverso e uno più bello dell'altro. Sono tutti e sei disponibili Gianfranco. Fin dovresti, quando... allora, scusami Vito, allora dovresti ripresentare presentare l'Air King per il signor Carlo. Carlo l'Air King sarà il primo orologio che farò vedere per lei insieme agli altri cinque. Dammeli tutti e cinque e così li mostriamo e lasciamo scegliere. Così spero che l'amico Carlo, visto che ha chiesto l'Air King, che era proprio in carrellata, sia il primo signore a richiamare e a effettuare la conferma. Gianni, partiamo proprio dall'Hirking il 40 mm. Vi dico signori, chiaramente noi pur avendo delle richieste, come adesso il signor Carlo, come prima l'amico del Brightling, non è che richiamiamo qualcuno a casa, c'è cioè i signori a casa che fanno le richieste per convincerli, tartassarli, eh, martellare per la conferma. No, se Carlo in questo caso per esempio è interessato a Rolex ci richiama, altrimenti è disponibile per tutti, anzi perché è più veloce. Perché un orologio come questo, ti dico Gianni, rimarrà qui per poco tempo, una, massimo due rubriche. No, tutti quelli che vedremo sono tutti scatole garanzia. Eh? Sono sei Rolex, beh addirittura ce ne sono due nuovi, dico bene, sì, ce ne sono due proprio nuovi scatole garanzia, dunque sono tutti perfetti, compreso il secondo polso. Se L'interesse è su questo Air King. La proposta è di 8.700 euro. Ed è il numero uno. Scatola, garanzia, 24 mesi di garanzia che diamo è comunque sempre, rinnovabile anche sul perfetto funzionamento. 8.700 euro, Air King. Poi, numero due, il professionale. L'Oyster Perpetual Milgaus, vetro zaffiro verde. Che questo è un orologio perfetto. Io quando l'ho visto arri arrivare, numerare chiaramente senza le plastichine che mettiamo noi, credevo fosse nuovo, invece, nuovo non è. 9.950, meno di 10.000 per un professionale, signori. Sono, erano mesi che non si vedeva un professionale sotto i 10.000 euro. 9950 numero 2, numero 3 chiaramente poi, signori, qua arriviamo eh, all'orologio più importante. Ho detto prima, arrivato di Rolex forse negli ultimi sei mesi: il Daytona con la cassa in oro bianco e il cinturino Oyster Flex Nuovo. Quello con la ghiera in ceramica, nuovo. Qui, chiaramente, signori, è un orologio da una sola chiamata. Giusto? Nel senso che magari siete in mille a seguirmi, però questo è un orologio chiaramente per un polso solo. 44.500 euro. Nuovo, l'orologio di tanti tanti VIP, il dato qua non devi essere VIP, eh? assolutamente. 44.500 euro. Numero 3. Numero 4. Signori, sempre nuovo scatole garanzia. E questo è un orologio che chiaramente eh, vedi Gianfranco? Il quadrante verde è stato venduto, il quadrante rosa anche. Qui cerco un altro signore che appunto desidera uno di questi oyster perpetual. In questo caso parliamo del 41 mm, quadrante senape. Nuovo scatole garanzia. Nuovo. 13.200 euro, 13.200 non ho finito perché, come Rolex, signori, per chi vuole il classico c'è il Datejust 36 mm con questo bel quadrante blu. Si, sì. infatti, è uguale. Franco che, che gliene importa? Vetro zaffiro, scatto rapido, ghiera oro bianco, bracciale giubile. 7550, abbiamo oppure 165 domensili indice a barre, bello questo quadrante blu solei, 7550. E poi signori di Rolex, prima l'ho nominato un attimo, ma l'orologio è disponibile, eh? non era soltanto così tanto per dire, il GMT Master 2 lunetta Pepsi in ceramica. Con il bracciale Jubilee. Vedi, questo è gioco che so che in tanti vorrebbero. Voglio ricordare, signori, che anche su questo Rolex è possibile effettuare un pagamento rateale che arriva fino a 30.000. Questo chiaramente, costando meno, lo puoi anche pagare nel tempo. 21.900 euro. Sei grandi, grandi Rolex. Uh, Gianni, devo dire anche per tutti, perché posso capire il Daytona un orologio unico per uno soltanto di voi, ma il Datejust, il Milgaus e King, signore, sono orologi che magari anche con i pagamenti laterali, che per chi vuole un bel Rolex può comprare. Ma anche questo, certo, questo è un orologio diverso, nel senso che credo chi compra magari questo Oyster Perpetua magari ha già un altro Rolex, potrebbe essere nuovo 13.002. Rivediamo il Daytona Cassa Oro a 44.005 e poi i primi due che secondo me sono i primi che devono essere confermati. Il Milgaus a soltanto 9.950 e questo signori, l'Oyster Perpetual Air King, 8.700 euro. Ma vi dico, io poc'anzi ho fatto vedere un Dayjust con il quadrante blu a 7550. Dunque, oggi per un dayjust nuovo ci vogliono queste cifre, ci vogliono i 9000, 9.500, a 8007 tutta la vita prendi l'Herking, il 40 mm o a 9950 il Milgaus? Falli vedere per bene, Gianni. tanto abbiamo indicato tutto. Io credo che chi si è interessato a un Rolex non è che ha bisogno Gianni di essere convinto. È giusto però far scegliere fra diversi modelli e questi sono molto diversi come modelli uno dall'altro. Beh, l'Oyster Perpetual 41, Ma chi ce l'ha da vendere? Chi ce l'ha pronta consegna? Nessuno. La Rolex non ha nessuno di questi orologi, neanche il Dei Jasta. Figuriamoci il Daytona, figuriamoci l'Oyster Perpetual o figuriamoci eh, il Milgaus. Lasciamo stare poi il Pepsi Ceramica che non c'è mai stato in negozio. Qui è pronta consegna, signori il Pepsi ceramica con il, il pagamento personalizzato a 21.900 E Gian, io capisco anche, vedi, che avendo detto i prezzi, è chiaro che non posso adesso ricevere mille chiamate. Non li avessi detti i prezzi, ora tu stavi con tre telefoni a rispondere. Signori, eh, vedete il discorso investimento, io l'ultima cosa che devo eh, dire. Ormai che compri i Rolex e forse li compra soltanto per quello? Per investire denaro? Neanche li mette? Neanche li mette. I Rolex quando ci sono, anzi i Rolex sono da comprare prima che cambi l'anno, prima che arrivi l'anno nuovo, prima che aumentino tutti. Sono tutti belli Gianfranco, ripeto, poi ognuno ha gusti diversi sui Rolex, anche. Certo il Daytona 13.2, l'Oyster Perpetua 41 mm e l'altro orologio nuovo è proprio il Daytona con la cassa in oro bianco a 44.500 euro. Gianni, mi inquadri l'Air King? King, il primo orologio visto, bravo, perché visto che è disponibile, Carlo non neanche ha richiamato, lo voglio mostrare al meglio, perché vedi è l'orologio che credo anche per il prezzo può interessare a, a più di un signore, perché a 8.007 signori, voglio dire oggi di Rolex è sotto i 10 che trovi? Trovi dei Just, giusto? E se non ti piace il Day Just... O, se magari appunto per te il dei jazz è troppo piccolo, 36 mm, qua hai un 40 mm. Un orologio molto bello graficamente, 8700, dove puoi anche valutare quello che è un pagamento comodo. Signori, dammi un attimo la linea. Io finora ho sentito diverse chiamate, eh. non soltanto sui sì Rolex, adesso ma anche prima, sull'Omega, sul, sui Tudor. In questo momento, gli orologi che vi piacciono. Sono da confermare se chiaramente il prezzo non diventa un grosso problema. Sui Rolex, sui Rolex, io non devo insistere, devo far vedere i modelli che abbiamo e andare avanti e mostrare da capo che ne so, anzi, e far vedere il Panerai, far vedere il, il Lecoutre, il Blank Pane e tanti altri orologi da presentare. Io ho detto prima Gianfranco: se sui Rolex non avessi detto la proposta, tu stavi adesso con tre telefoni a dire 44.500 8700 21.9 e poi? io credo che sui Rolex, forse è proprio l'orologio sul quale il prezzo bisogna dirlo, perché chi è interessato chiama. Chi magari ci sta pensando certo valuta quello che è il pagamento e magari poi con più calma se è disponibile sempre l'orologio lo conferma. Ma signori io se i Rolex qua, che a parte il day just che sicuramente se si viene confermato. Un altro con un quadrante diverso lo ritroviamo, magari anche qui in cassaforte, ma gli altri no, non ce n'è uno dove ho l'alternativa. Mi cancelli dall'immagine Gianni? No, che... No, 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 no. Vai, vai, vai. Bravissimo. Abbiamo letto l'Air King 8007. Sì, Vito. Uh, sì. Rivediamo un po' nel dettaglio l'Air King ah. richiesto da parte del signor Vincenzo. Allora Vincenzo un attimo la linea. Mentre lei era al telefono con Gianni, non sapevo neanche di cosa stavate parlando, io stavo proprio puntando l'Air King al posto, non al posto degli altri, perché è quello che credo rispetto al Daytona, rispetto al Pepsi ceramica. Voglio dire, si può anche pagare con una rata chiaramente molto più piccola rispetto al, al GMT, ma è l'orologio per chi magari dice a me non piace il DayJust 36 oppure il 36 mm è troppo piccolo per il mio polso, in quanto questo orologio che il mio collega già glielo stava dicendo è veramente perfetto, perfetto, adesso magari le faccio vedere un po' meglio le maglie del bracciale, eppure sono coperte anche dalle plastiche, figuriamoci. La chiusura subito, vediamo se si vede girando l'espositore, credo di sì. Eccola qui, la nuova chiusura a pacchetto che fanno oggi sui bracciali Oyster, giusto? Un Le caro mostro... saluto dall'amico Germano. Grazie. Le mostro per quello che posso il fondello. Chiaramente l'orologio, ripeto, è scatole garanzia Rolex. Ha due anni di garanzia sul perfetto funzionamento, anche se comunque appunto ha ricevuto i sette controlli di qualità. La proposta è di 8.700 euro. Eh, con mi ricordi il pagamento rateale su questo orologio? 8,7. Soltanto 176 euro mensili. 176 euro mensili. È un'eventualità. Eh, parliamo chiaramente da referenza 116, 900, 8.700 Metto per il signor Vincenzo, chiedo scusa. Vincenzo, e dico un orologio veramente perfetto. 8,700. Non so se Vincenzo è un nostro cliente. Ecco chiaramente, per la conferma, non per l'acquisto, bisogna soltanto lasciare quelli che sono i dati eh, principali: nome, cognome, città e telefono. Questo vale per. Uh, il Rolex vale per il Maserati è uguale 8007. Dai, visto che ci siamo, rimettiamo accanto proprio il Milgaus, il Milgaus vetro zaffiro verde, quello con il quadrante nero, il professionale che è sempre chiaramente 40 mm, ha 9950. Dunque 9950 il Milgaus, 8007 per L'Air King, visto che ci siamo, ripropongo accanto proprio il Datejust, il 36 mm con il quadrante blu, eccolo qua con la ghiera oro bianco, sempre vetro zappile e scatto rapido, a 7550. Falli vedere Gianni tutti e tre. 7550 è il Datejust, 9950 è il Milgaus. 8.700 euro per Lair king Grazie. Guarda, io intanto, visto che ci sono, visto che c'era il Cromat uh, dieci minuti fa. Io, come Breitling poi ripeto ne ho un altro che è sempre nuovo, scatole garanzia. Questa volta parliamo del Super Ocean. L'orologio, questa volta, che invece è un diver, è un professionale. Subacqua 500 metri. Eccolo qua con il quadrante blu e la ghiera blu. Orologio tutto d'acciaio che misura 43 mm a 3.950 euro. Ok? Dimmi Gianfranco. Oh, molto bene! Siamo un attimo fermati su questo Brightly, abbiamo preso un attimo di fiato, adesso vediamo delle cose diverse, dai! Usami Gianni, ha ah, per caso richiamato l'amico Vincenzo per l'Air King? No? Eh, ma qual è l'orologio Gianfranco? L'orologio è veramente perfetto quello del King, eh? Poi Vincenzo, che aveva già detto Gianni, gli ha fatto vedere un po' meglio, ma a chiunque si è interessato comunque a un Rolex... Senza arrivare, sino dal Daytona da 44.000 cifre, chiaramente chi non lo vorrebbe quel Daytona? Ma chiaramente non tutti possiamo spendere no. quella cifra per un orologio, né tantomeno per il GMT. Però chiedo scusa eh. Gianni, lasciamo stare i Rolex. Io ho fatto oggi orologi molto validi, che costano anche meno della metà dell King. I due Tudor, per esempio, gli orologi nuovi di Tudor, i Black Bay. Ho fatto vedere, ecco, a 2250, il buon Mercier, eh, che altro? Gianfranco, l'Hamilton a 1500, era un orologio nuovo. Ho fatto vedere a 995 euro il Maurice Lacroix e anche lì ti hanno chiamato a meno della metà e allora? No, Gianfranco. Allora, cambiamo discorso. Vediamo adesso 5 orologi, facili. veramente molto, ecco, molto facili per quanto riguarda il prezzo. Molto diversi anche l'uno dall'altro perché il primo, addirittura, è un orologio degli anni '70: un vintage con la cassa in oro, in oro rosa. Questo Honger, questo orologio a carica manuale, appunto degli anni '70, dove la cassa misura 36 mm, signori, 1290 euro perché, è appunto, gli orologi vintage un quadrante molto, molto pulito con i piccoli secondi. 1290 poi, sì, sì, sì. allora possiamo stare tranquilli. No, c è. C è. Poi accanto, ecco poc'anzi. Ti avevo che voleva eh, i bulgari, giusto? Ora non so neanche quale modello cercava l'amico, però non ho bulgari. Ho questo bel Cartier, Beh. il Cartier Rond. Che poi è un orologio full set unisex. Full set. Visto che è 36 mm, è un bel orologio a carica automatica è un solo tempo con le 24 ore, anche se agli indici vediamo i numeri romani che sono smaltati, mentre le 24 ore sono numeri arabi, tutto in acciaio. Signori, full set 2990. Questo è un bell'orologio elegante. 2990. Abbiamo detto la cassa misura 36 mm, la stessa misura praticamente di un Datejust numero 2, numero 3. E eh, qui signori Qui c'è un grande orologio sportivo, moderno, questo Tagoyer Carrera. Ha il prezzo più basso mai fatto per un Tagoyer d'acciaio. Non si è mai visto un orologio di Tagoyer Carrera ad un prezzo basso come questo. Misura 43 mm, scatole garanzia Tagoyer, 1800 euro. E non ho finito, numero 3. Numero 4, orologio nuovo. Orologio di uh, Louise Erard, questa volta col cinturino in pelle, piccoli secondi e quadrante open, 790 euro. Questo è nuovo, eh? 7,90. E poi c'è invece un bel crono con il datario della Lucien Rochat, un crono da 38 mm. Eccolo qua, il modello Kefir, braccialato. Abbiamo gli indici misti, sono a numeri arabi e a lancia. Ha ah, un bel quadrante che non è nero, ma è canna di fucile come colorazione. 650 euro. Ricapitoliamo: il Lucien Rochat 6,50. Il Louis-Erard Nuovo 790 euro. Poi abbiamo: è questo Tagogliere, signori. Tagoglier Carrera 1800, poi il Cartier, il Cartier Rond 2990. Questo è full set questo Cartier. E poi, signori, chiaramente, per chi è interessato agli orologi degli anni 70, qui c'è un cassa oro rosa, questo Onger, a 1290 euro. Aspetta, che li vediamo ancora un po' meglio, magari con questo fondo dietro. Beh, sono completamente diversi come orologi, eh, signori. Sono cinque orologi, eh, a parte diversi per le dimensioni delle casse, ma anche come funzioni. Perché, dai, lasciamo stare il, il solo tempo degli anni 70, questo è un solo tempo con le 24 ore. Questo è un orologio sportivo con eh, questa funzione. Questo è il lap timer giusto retrogrado. A 1.800. Poi abbiamo un solo tempo elegante, scontato di quasi il 50%, signori, questo Luis Herard, che è un solo tempo, con i piccoli secondi a 7.90, mentre l'ultimo è un crono con il datario, per chi non ama però le casse troppo grandi, in quanto questo è 38 mm. Il Lucier Rochat, pensa, lo paghi soltanto 650 euro. Dammi un attimo. Sì, sì, sì. Assicuratissimo. Sì, anche con la 6,50 è pagabile a rate, anche il, il Lucien Rochat è pagabile nel tempo. I 650 euro si possono anche pagare in un anno, un anno e mezzo, decidete voi. Vedi, con questa visuale vediamo appunto la, la diversità tra un orologio e l'altro, perché ripeto, a parte quello degli anni 70, Longer, gli altri quattro sono quattro orologi moderni. Beh, il Cartier, ti dico, il Cartier, eh, Gianni, è un orologio unisex, dunque anche per una signora che si vuole regalare un bel orologio senza spendere i miliardi, e parliamo di Cartier, signori, un Cartier braccialato poi, Full set, vuol dire completo di scatola, garanzia, tutto. 2.990 euro, oppure pagamento comodo con 65 euro mensili. Merci. Ma non è quel quello Gianfranco, perché è sempre quella la, 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 la cosa, giusto? Che... Sempre quella è la cosa. Va bene. Signori, vedete, per favore, ripartiamo dal, dal cassaoro, ripartiamo dal cassaoro degli anni 70, perché chiaramente questo è un orologio, signori, diverso da quello che noi trattiamo. Uh, I vintage non è, come dire, non è mh, cosa nostra, ok? Però quando ci capita comunque di trovare qualche vintage che deve essere in condizioni perfette come questo e anche ad un ottimo prezzo, perché signori, ripeto, non è laminato oro rosa ma è cassa ororosa 18 carati 1290 euro accanto c'è un cartier che vi dico anche per chi ama i pascià i santos ma ripeto anche per una signora che si vuole regalare un bel orologio sì il russin rochà no è satinato e lucido sì, 2.990, rivediamo, rivediamo proprio il, il Lucien Rochat, il crono con il datario, signori, guarda che bel quadrante comunque come colorazione, 650 euro, 6,50, poi rivediamo invece il Louis Erard. e questo per esempio è un orologio nuovo, signori, che pagate meno della metà, Soltanto 7,90, no al cinturino in pelle e la chiusura che deployà e la cassa misura 41, 42 mm, 7,90 e poi Gianni, torniamo sul Tagoyer, il Tagoyer Carrera, se sì, un prezzo come questo, un Tagoyer, ma, ripeto, ma neanche di ventesimo polso, 1800 euro. Oppure 40 euro al mese, io. A quanto visto Gianni, oggi l'orologio più gettonato, più richiesto è stato uno dei primi che ho fatto vedere. Ma l'ho fatto vedere perché, signori, allo sconto, altrimenti potevo anche mostrarlo dopo un'oretta. È l'Omega, è l'Omega uh, Seamaster Diver 300 nuovo, che ripeto, non è usato. Per cui vi puoi dire, ma sai, tu puoi dire che è perfetto, pari al nuovo, però sempre usato è, magari potrebbe essere rovinato. No, quando l'orologio è nuovo, nuovo come quello che troveresti in negozio, e qui non c'è da esitare, signori. Se poi volete verificare quello che è il prezzo di listino, magari non credete a quello che dico io, è, caso, è chiaro che la Meson Omega eh, sul sito mette a disposizione i listini ufficiali e l'Omega in visione di listino. Costa 5100 e quelli sono, quelli devi pagare al massimo 5.000. Dai, 100 euro poi se ti tolgono anche, ma da 500, signori, 4.500 e in più anche il pagamento laterale. Questo deve trovare la conferma, perché forse la quarta chiamata che ha ricevuto oggi, a 4,5. Ripeto, i pagamenti possono anche essere tutte subito: con bonifico, con carta di credito, metà e metà. Uh, un acconto che ne so di 300 euro e il resto pagamento... La decidete voi signore, decidete voi. Parliamo del Seamaster. Io posso capire il Deville. Sai, è un orologio che magari potrebbe anche non piacere, anche se comunque anche quello è un grande sconto. Eh, però questo no signore. E lo vedo comunque dalle vostre chiamate che è un orologio che piace. Vedi, questo è il cinturino in cauciù questa è eh, la chiusura chiaramente ad Ardiglione, il fondello con ancora chiaramente le plastiche originali, compreso il QR code, perché l'orologio non è pari a nuovo messo una volta, è nuovo. Da 5100, eh. 4500 euro. Magic moment. Di Signora, alla, alla, alla. No, no, togli il fermo Gianni togli, perché togli. non mi piace, perché voglio far vedere eh, al meglio Gianni. appunto il quadrante. Questo quadrante nero a onde. Allora, Poi qui. scappamento coaxia, no. dattario ore 6. Ma fissa dei fermi. Sì, lui subito. Ciò, guarda, subito spingi il bottone. Oh. Cos'è quello? Lascia così. lascia così. Grazie, grazie, grazie. 4 e vedi 5. Gianfranco, e no. il breguet? Abbiamo notizie del breguet? Non come lascia stare? Che scade? No, è dunque è disponibile. No, no, poi lo farò rivedere. Poi lo farò rivedere. Certo che tra questo omega, l'Air king, bre... king, il Breghe... Che cosa? L'omega, l'Air King, il Breguet... Quali sono? Gianni... Dammi la linea perché signori è arrivato un momento che stavo aspettando da quando ho cominciato, eh, dalle 17. Ma adesso sì. Il momento di fare un super regalo. Non un regalo, ma un super regalo. Siccome siamo veramente adesso alle porte del Natale, ormai che lo Ecco, da oggi c'è magari gente in giro, inizia già a vedere i negozi per i regali da fare. Io per chi vuole o regalarsi, che è la cosa migliore. O regalare, signori, un orologio fatto veramente bene, aspettavo questo momento, guarda, da quando ho cominciato, ma già da qualche giorno, da quando mi hanno detto il giorno dell'Imacolata, potrei fare appunto questa operazione. La maison di cui parleremo è una maison italiana molto famosa, in quanto poi è stata anche, è ancora, non è stata, è ancora partner ufficiale proprio. Di una delle imp più importanti eh, aziende a livello nazionale, ovvero le Ferrovie dello Stato. Ora, signori, partiamo dalla cosa forse meno importante, che però, se vai a regalare, voglio dire, risulta molto bella, che è il packaging, ok? Perché devo dire che qui non si sono risparmiati perché controscatola, scatola, interni che adesso vedremo in, in velluto. Questa è la, la controscatola, dico bene? Sì perché la vera e propria scatola è in legno, poi ricoperta in pelle, e anche qui troviamo, sì, la pelle è martellata come lavorazione, e poi impressa a fuoco troviamo la scritta Perseo 3 Stelle, ok? Poi chiaramente è una scatola che sarà forse grande 25 cm, l'interno prevede tutta la storia qui dell'orologio del quale tra un po' parleremo, ok? Che è questo qui. Il Perseo, ok? È il Macalè, dedicato proprio a questo sommergibile che nel 1940 ha avuto una brutta esperienza che però poi si è risolta, per fortuna, in, una, eh, in qualcosa di positivo. Ok? Questo è il cuscinetto appunto che eh, contiene poi l'orologio, sul quale va alloggiato l'orologio. però dicevo, la cosa importante proprio di questo orologio. Parte la bellissima scatola. È l'orologio stesso. Vedete, signore, anche perché non c'è una versione sola, ma ce ne sono due sul quale scegliere. Qui ho il quadrante nero con la ghiera nera, e qui dall'altra parte il quadrante blu con la ghiera blu. A parte il fatto che sono orologi che graficamente, anche vedi per le lancette che, che hanno ricordano tanto il Summaria di Rolex, mm -hmm. giusto? In quanto poi questo è un diver è un orologio subacqueo, vedete, a 200 metri. Il Macalè, 1940, 20 atmosfere, ovvero 200 metri. Siccome si okay. numerati. Ovviamente poi quando andai a salvare. Sì. Che hai detto lo qua? Ah, ah sì sì. 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 Dunque sono entrambi d'acciaio, questo lo si vede, c'è cioè quel bracciale d'acciaio. Le misure delle casse sono 41 mm, sono a carica automatica, però, signori, la cosa non dico più importante, ma la cosa principale di questi orologi è che sono edizione limitata non in 3.000 pezzi, mondo ma o uno o l'altro in soltanto 300. Vi dico già, signori, che io non ne ho 300 magari, ma ne ho pochi, sia di uno che dell'altro. Anzi credo che eh, questa opportunità mi è stata data questo giorno, l'8 di dicembre, giorno festivo, perché appunto ce ne sono pochi e dunque chi mi segue me li conferma e domani non ne potremo più riparlare. Anche perché a parte il fatto che sono automatici, subacquei, molto belli e appunto edizioni limitate in 300 pezzi, signori la proposta non è di 1500-1800. Ma di 398 euro. Cioè puoi scegliere o il quadrante nero ghiera nera o il quadrante blu ghiera blu o entrambi, ed eventualmente per entrambi, o magari non con diversi quadranti, anche con quadranti uguali. Per due di questi orologi puoi anche usufruire di un pagamento rateale. Dunque, uno te lo tieni e uno lo regali, oppure se ne vuoi uno soltanto 398 euro, vi dico signori, ne avessi 300? Ne venderemmo 300. Io ne ho pochissimi, credo 4-5 per parte. ok? Dunque, chi è veloce, lascia i dati, che sono sempre quelli. Non sono dati eh, nome, cognome, città e telefono. Ci servono per la spedizione. ok? Dunque, rivediamoli. Li mettiamo un po' più al centro. Rimettiamo qui il fondello dietro di me degli orologi, così. Eh, li vediamo un po' meglio perché adesso chiaramente devo girare e far vedere anche quella che è la chiusura devo dire che sono anche molto particolari gli indici come colorazione gli indici delle lancette 398 euro soltanto sono non sono al quarzo perché so che magari sui orologi che costano poco non va bene il fatto che siano al quarzo sì. sono automatici sono diver sono d'acciaio 398 euro eh, un attimo, dimmi Gianni, 398 398 euro a scelta. Se ne prendi due, vuol dire, vuol dire sotto 800 praticamente, puoi anche pagarli a rate. Adesso farò vedere magari uno dei fondelli di questi due, tanto sono uguali. Vieni su questo qui, vieni su questo qui. Vedi, Perseo, abbiamo qui il sommergibile. Ok. E poi eh, dove dove dov'è? Eccolo qui sotto, l'edizione limitata, in questo caso questo per esempio è il numero 95 su 300. Ho detto signori, qui non c'è da pensare, nel senso che se volete farvi un bel regalo, ripeto questo è un oggetto che poteva costare anche 1200, 1400, 1500, eh? perché abbiamo anche avuto per sé o in passato solo tempo d'acciaio da 1200, 1300, ma 398 signori. Il fatto che sia anche edizione limitata, voglio dire, è un prezzo veramente fatto per questa festività o fatto magari per fare un bel regalo a Natale. 398: questo è quello blu, questo è quello blu con la ghiera blu. Vito scusami è in conferma un perseo quadrante blu grazie dunque Prego. uno di questi è confermato ringrazio l'amico Vito un perseo quadrante nero è in conferma e anche quello nero quello lo stavo sentendo che lo stavi confermando 398 398 Gianni ho detto per la coppia se ne vuoi due di questi chiaramente puoi fare un pagamento rateale sono circa 800 euro il pagamento rateale sarà di quanto? forse di 50 euro però ne prendi due però ne prendi due. Se ne vuoi uno 3,98, certo. 42. No, 41, chiedo scusa, 41 mm. La cassa è 41 mm come dimensione. Beh, sta bene a tutti, dai. Non è 47, non è 35, è 41 mm. Signori, se non vi rispondono vi chiedo scusa, i miei colleghi sono tutti e due al telefono. Vito, mi ricordi a uh, che profondità? 20 atmosfere, ovvero 200 metri. 398 ore. Vediamo quello blu dal capo, anzi li vediamo insieme. Li vediamo insieme. Confermato dal signor Roberto un quadrante neo. Il quadrante neo, grazie Roberto. La ringrazio per l'attesa Roberto. Vito per il signor Massimo in conferma una coppia. A proposito di coppia, grazie Massimo. Gianfranco, se sei libero, mi dici la rata per la coppia per i due? Allora, appena lati liberi, eh, sarà circa 50 euro, credo. Signori, scusatemi, io non devo né insistere su questi orologi perché tra un po' passerò a far vedere. I Rolex, l'Omega, il Breguet e tanti altri orologi a 398, vi dico anche qui fino a quando ci sono perché sono edizioni limitate, Vuol dire che sono orologi che non soltanto noi abbiamo avuto come concessionari, ma anche altri negozi, giusto? Questo vuol dire che in commercio non so neanche se ce ne sono ancora. Nei negozi ne abbiamo le ultime disponibilità. Ripeto, ce ne saranno forse ancora tre per parte, due per parte, ma a 398 euro. Qui non c'è da pensare. Gianni, voglio dire. Confermata sono la coppia. Oh, un'altra coppia confermata. Sono orologi, vedete, signori, che a questo prezzo. Io devo far vedere, certo, indicare chiaramente tutte le caratteristiche. A proposito, per quanto riguarda l'idea regalo, a parte la bella scatola, qui c'è all'interno. Prima, per un attimo, l'ho fatto vedere. Tutta la storia, chiaramente, del, del sommergibile. Ok? Però qui alla fine c'è il certificato di autenticità dove c'è scritto l'orologio 11360 in possesso del signor, vedi, e tu potresti scrivere chiaramente il nome e il cognome del, del tuo amico, del tuo parente a cui lo regali, numero ovvero l'edizione limitata su 300 pezzi, movimento automatico e il Seiko NH35. Signori, non sono orologi banali perché costano così poco, questa è veramente una grande offerta che stiamo facendo, io spero anche per qualche nuovo cliente che è ancora titubante se comprare, se confermare più comprare. o no un orologio più costoso, ma con questo devo dire che iniziamo già il rapporto con qualcosa di, di bello perché sono automatici, sono molto belli anche esteticamente, non sono quelle cose che, sai passano inosservate, in più subacqua a, 300, a 200 metri ma soprattutto signori, limited edition a 398 euro, poi una volta che finiscono le disponibilità o del nero o del blu e sono finite. Eh, Gianni rivediamo gli orologi, che è la cosa più importante, visto che vedo Manuele al telefono, Gianfranco al telefono e credo che eh, sono in linea per i Perseo e dunque è giusto farli vedere ancora. 398 euro Guarda un po' Ecco signori vedete Veramente? Io ho un polso piccolo Questo è 41 mm Ho detto stanno bene a tutti Allarga per appena l'immagine Quello blu? Sì. Gianni, fai vedere soltanto quello blu per Gianfranco che è in linea con un cliente e vuole vedere non questo ma quello blu. Appena puoi. Signori, ripeto se non vi rispondono, io vi chiedo scusa, ma adesso anche Gianni al telefono. E dunque, un attimo di pazienza. So che questi orologi chiaramente hanno avuto un grande successo, ma. Come me lo immaginavo, ho detto prima, era, era dalle 5 da quando ho cominciato, che aspettavo il momento di farli vedere per eh, assegnarne tanti. Riesci Gianni a far vedere quello blu per Gianfranco? Eccolo Gianfranco, scusami. Eccolo il, il persiano Macalè con il quadrante blu la ghiera blu. 398 euro. È eh, bravo, la chiusura. Prima non l'ho fatto vedere. Hai ragione. Adesso girandolo così vedi. Perseo. Si apre facilmente perché questa è la lock di sicurezza, le due levette laterali e lo indossi tranquillamente. Questo è quello blu. Guarda, visto che ci sono, vi faccio anche un giretto su quello blu. 3,98. È bello, eh? È bello anche come colorazione, come tonalità di blu. Il quadrante e lunetta di questo. Una coppia in conferma dal signor Stefano. Grazie Stefano, sempre uno bruno nero? Esatto. Grazie Stefano, molto gentile. Poi devo dire che qui è una, una storia molto interessante, molto eh? Di questo famoso sommergibile, storia avvenuta nel 40. per fortuna finita bene. Di questo sommergibile che ha avuto va, varie peripezie, appunto, durante la sua la tratta che, eh, che stava facendo. No, sono 42. Sono 42 mm. Gianni, grazie. Quello blu? E questo qui, sì. Ah, insieme, scusami. Confermata la coppia, Vito. Grazie ancora. Prego. Falli vedere ancora insieme, beh la coppia. Hai un secondo per dirmi anche la, la rata per la coppia, Gianfranco? 18 mesi, soltanto 48 euro? Ecco, ho detto 50 prima. Sì, 48 euro, signori, è uguale. per la coppia. Poi, chiaro, la coppia la stiamo consigliando a chi deve fare magari un regalo, dunque ne prende uno per sé, uno regala, due regali, giusto? E non è obbligatorio prendere per forza uno blu e uno nero. Ne vuoi due neri, ne vuoi due blu, è uguale. Se decidi per un pagamento rateale per la coppia, la rata sarebbe, abbiamo detto, di 48 euro al mese. Poi ne vuoi uno, 398, eh? Guarda che sono belli questi orologi. Sono molto più belli di altri signori che abbiamo anche visto, venduto, che non sono neanche edizione limitata, ma sono automatici. Ma tu pensa quante volte avrai sentito? Ho capito. Non sono Mr. Magoo, Gianfranco? Con questi. Anche là, anche Gianni l'ha presa, guarda. Gianfranco, scusami, ti ricordi Mr. Magoo? il cartone animato? Eh, io non sono lui, eh. ci vedo benissimo. Porto gli occhiali per vederci da vicino, perché sai poi la vecchiaia. A chi lo dici? Arriva a un certo punto gli occhiali te li devi mettere. E eh, Allora, per vederci da vicino. Hai fatto il fermo Gianni? Quando lo deve fare non lo fa. Sono qui fermo da mezz'ora con i due orologi, cicchischia. Quello nero? Eh sì, l'ho fatto vedere prima indossato anche. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Va bene, basta che... Vieni, vieni. 398 euro. Ora vi stavo immaginando una scena che ora ti dirò. Era questo quello nero, sì sì. E il primo che ho indossato era questo qui. Gianni, rispondi anche tu. Era questo, Gianfranco. Manu, scusami, eh, quello blu, giusto? È confermato dall'amico Camillo. Grazie Camillo. No, quello blu l'ho già messo da parte per te, ok? Sì, va bene. L'ho fatto vedere prima questo qui. La tiratura? Eh sì, l'ho fatto vedere. Possiamo... Credo che sia il 95. Vediamo un attimo da vicino questo in particolar modo. Dove è la tiratura? Eh, qui sotto? Eccolo Gianfranco, il 95 su 300. Mi ricordavo questo che è in mano, eh? Poi non so quello che tu hai dato all'amico come lotto. Può essere il 100, può essere il 200, non lo so. Sono 300 in tutto, eh? Eh sì, hai fatto vedere adesso. Se lo devi regalare magari. Eh, su quella card vai a scrivere proprio la tiratura di quello che vai a regalare con il nome magari del signore a cui lo regali, che può essere un amico, che può essere un parente, può essere un. Eh? 300 no Signori io vi ringrazio perché le conferme sono arrivando sì per SEO, ma me l'aspettavo perché dato il prezzo, dato l'orologio, che è la cosa più importante, è chiaro che oggi che poi anche festivo, tante chiamate me l'aspettavo. Ma all'inizio per esempio ho sentito... Ma si può pagare a rate? Vediamo signori, la possibilità di pagare a rate per importi che vanno da 500 in su. Dunque se magari mi prendi il Perseo insieme per dire al Maserati che costa 155, puoi fare il pagamento rateale. Adesso non mi ricordo, non so come si chiama il signore, eh, però magari tra un po' farò vedere questa accoppiata che potresti fare. Giusto? Anziché magari prendere due Perseo perché magari non devi regalare niente a nessuno, devi tenerteli per te gli orologi. Eh, Gianni, scusami, facciamo un esempio. Questo, signori, da solo, o questo o quello blu, costa 3,98, ok? Abbiamo detto due, si possono anche pagare a rate e non per forza con quadranti diversi. Se ne vuoi due blu, prendi due blu. E appunto in questo caso magari uno te lo tieni e uno lo regali. Altrimenti, se non vuoi Perseo, ci puoi aggiungere il Maserati e fare sempre il pagamento laterale, giusto? Sempre a 500 comunque deve partire il pagamento laterale. Vito, scusami, eh, Precisione Silvano, dovremmo sì. rivedere il Cassao? Ah, Longer, Longer degli anni 70. Fallo vedere da vicino. La cassa non è oro giallo, è oro rosa. Attenzione, però vedi, ha una bella dimensione della cassa per quegli anni, perché è 36 mm ed è proposto appunto a 1290 euro. 1290. Silvano, grazie. È confermato. Grazie Silvano. Uh, aspetta un attimo, a proposito è il bon mercier? Gianfranco? Un attimo solo Gian. Vieni qua. Inquadrami il, il Bon Mercier. Il Bon mercier Riviera Nuovo. Ecco questo vedi insieme all'Hamilton. È l'orologio di quelli nuovi, di marca importante, signori, che qualcuno gli sta lasciando scappare. Perché scontato a 2.250, o meglio ancora se volete a 47 euro mensili, questo per esempio, signori, è un orologio da prendere. Vedete, io ho fatto vedere orologi anche più costosi di questo, che però non sono nuovi, giusto? Sono magari più piccoli, non sono sportivi, ma sono eleganti. I gusti non si discutono, magari preferite appunto l'orologio elegante, basta richiederlo, lo andiamo a rivedere. Ma questo ti dico: prima abbiamo anche visto una pubblicazione su un inserto di Repubblica che si chiama Orologi, proprio di questo orologio di questo Buon Mercier, 2250 euro. L'altro orologio che vedi costa veramente poco e eh, non si è mai visto un Tagoyer con il prezzo così basso è proprio il Carrera. Questo, il Tagoyer Carrera Calibre S, ha soltanto 1800, 1.800 euro. Oppure, sempre rimanendo su questa, su questa fascia prezzo, anzi, da spendere anche meno rispetto al, sia al Beaumercier bon che al Tagoyer, c'è proprio l'Hamilton, l'Hamilton Jets Master. Vieni, maestro, il crono con la funzione Day Date a 1.500. A 1.500 pure pagamento rateale, signori, con 32 euro al mese. Falli vedere tutti e tre, anche se sono comunque diversi. 1.500 l'Hamilton, 1.800 il Tagoyer Carrera, 2.250 per il Bon Hemersie. Orologi importanti, Gianni, io il primo che ho fatto vedere oggi, del quale non ho parlato per niente, l'ho solo mostrato, è questo Panerai. E adesso è il momento di farlo vedere. Perché, vedete signori, avere un Panerai nuovo, e questo è nuovo, questo Panerai Radiumir è nuovo scatole garanzia E su questo orologio, quando vai a risparmiare quasi il 25%, sono soldi che risparmi. Non è il risparmio di 3, 4, 500, 600, 1000 euro che fa comunque piacere avere come sconto. Quando parliamo di uno sconto, signori, di 2004, su un panerai, su panerai sconti non esistono. Gianni, scusami. No. Noi panerai ogni tanto ci capita di averli, i Luminor o i Radiomir, sia nuovi che usati e questo vi dico signori che con lo sconto che ha, rasenta il prezzo dell'usato perché oggi per un panerai usato, tenuto bene chiaramente, ci vogliono dai 6,5 ai 6,8 chiaramente con queste caratteristiche, cassa acciaio, cinturino in pelle, lo dico perché l'abbiamo avuti e venduti, infatti questo è un orologio nuovo che di lisino costa 9,9, ma anziché 9,9, signori, lo pagate 7500 euro. Da 9,9, 75, questo vuol dire appunto un risparmio di 2400 euro su questo orologio nuovo. Beh, l'altro orologio nuovo, signori, sul quale oggi, così come sul Panerai, andate a risparmiare, sempre 2400 euro e il Breitling Chronomat ma che addirittura dal listino signori ha il 30% risconto anzi il 31% per essere preciso preciso ed è un orologio moderno ed è un orologio in produzione anzi in produzione anche da poco parliamo di una misura della cassa poi che non è il 44 mm per cui magari potrebbe essere grande e 42 mm con il bracciale d'acciaio da 7009 lo confermate a 5.490 Vitto scusami è in conferma dal signor Angelo un Macallè quadrante nero grazie Angelo Angelo grazie molto gentile 5.490 e non solo signori, uno sconto importante su quello che è il listino ma in più anche il pagamento che decidete voi beh ti dico Gianni sono orologi diversi eh. Il Panerai e il Cronomat. Però, signori, con questi sconti, due orologi nuovi come questi, chi? Così come l'Omega, l'Omega arrivato oggi, l'Omega inedito, l'Omega Seamaster Diver 300, che devo dire già di listino, non è che costi un miliardo, eh, signori. Bene, su quel listino si fa già lo sconto. Già lo sconto e il pagamento rateale. Prego. Da 5100 4500. 4,5 oppure 99 euro mensili. Se li vedete, noi di orologi nuovi, scusami Gianni, ne abbiamo e sul nuovo facciamo chiaramente anche lo sconto, altrimenti non lo, lo, lo copresti in negozio. Ma il pagamento laterale, il negozio che magari ti fa anche lo sconticino, te lo fa? No. La Omega fa il pagamento laterale? La Rolex fa pagamenti laterali? La Zenith? La IVC? lo sconto su quello che è il listino e devo dire anche su alcuni orologi molto importante come sconto perché Panerai e Breitling hanno sconti che si fanno sentire ma lo sconto anche su questo di 600 euro chi te lo fa? ma a parte questo, il pagamento rateale con 100 euro al mese sull'Omega in visione chi te lo fa? noi, senza conoscerci non devi essere forse cliente eh? certo, Se sei cliente abbiamo già tutto non devi neanche lasciare quelli che sono i tuoi dati se non sei cliente, non è che ti chiediamo la carta di credito, i numeri dell'Iban, della carta di credito. Certo, se decidi tu per il pagamento tutto e subito, che può avvenire con carta o con bonifico, e gli è chiaro che ti chiederanno la strisciata con la carta o l'Iban, giusto? Ma se decidi invece per un pagamento rateale, eh, e qui signori, vi chiederanno nome, cognome, città e telefono? Per bloccare, non comprare. Bloccare adesso, Orologio che ti piace? Orologio che se magari stasera o domani tu decidi che non è il caso, puoi richiamare sempre questo numero anche stasera quando non siamo in diretta ma saremo in replica, ma comunque vi rispondiamo, puoi dire a chi ti risponde. Io ho chiamato nel pomeriggio, sull'Omega, sul Panerai, sul Rolex, ho confermato questo orologio. Non sono interessato, ok? domani vedrete che quell'orologio riapparirà qui su questo banco per essere presentato chiaramente giusto? perché non è che parte questa sera perciò vi dico signori a chi dice ci sto pensando e eh, non ci devi pensare se è vero che ci stai pensando perché la tua conferma non comporta l'acquisto falli vedere ancora Gianni 4,5 anziché 500 per l'omega 5.490 anziché 7.900 per il Breitling, 7.500 anziché 9.900 per il Radiomir Panerai. Beh, un altro orologio che adesso... Quanto mi manca Gianni? Beh, un altro orologio che io negli ultimi 40 minuti, signori, io devo fare assolutamente vedere, rivedere, consigliare... E sicuramente l'air king. E beh, signore, un orologio come questo in perfettissime condizioni, non perfette, perfettissime condizioni. A chi vuole un bel Rolex, bello, pagarselo magari anche con una rata che non è di 300-400 euro mensili, giusto? È una rata, credo che per chi vuole un Rolex può benissimo fare. Poi, non sei, come dire, obbligato a fare per forza la rata in cinque anni. Puoi fare il pagamento che decidi tu e questo è quello che devi discutere se è interessato all'orologio in questo momento con Emanuele o con Gianfranco o con Gianni. Perché, signori, questo è un orologio che è arrivato ieri, hanno numerato ieri, ma mancava forse da sei mesi, da sei mesi. E vi dico, prima che arrivi appunto il 2022, cioè un mese, è adesso il momento di comprare i Rolex, prima del 31 dicembre, a 8.700, questo non è un orologio che costa appunto 21,9 come il Pepsi o 44.500 come il Daytona con la cassa oro, che chiaramente anche quelli verranno venduti. È un orologio, non dico un po' per tutti, perché devo trovare chiaramente una signora a cui piace e che chiaramente può anche affrontare questa spesa, che può essere dell'intero importo, tutto e subito, oppure pagamento laterale sui Rolex, su questo Rolex, dove lì effettivamente poi pagandolo un po' alla volta vedi comunque sempre il tuo orologio aumentare di valore. Ma vedete signori, il discorso investimento sui Rolex è ormai una cosa vecchia, giusto? Ormai sono anni che il Rolex aumenta, adesso quasi di mese in mese, a 8.007, questo è un orologio che praticamente paghi alla fine quanto pagheresti un day just. E io ce l'ho il dei just, eh? dunque se volete dei just 36 mm, l'ho fatto vedere anche prima con il quadrante blu, ma su questo, questo avete anche chiamato, poi non so come mai la chiamata non si è tramutata in una conferma perché l'orologio è perfetto è scatole garanzia. Gli 8007 abbiamo detto si possono pagare, credo se non ho capito male, con circa 160 mensili. Però, signori, ora sta a voi chiamare e dire guardi, io sarei interessato, lo voglio opzionare l'Air King, oppure l'Hamilton, oppure il Panerai, oppure quello che ti piace. Vediamo l'Air King, 8700, vediamolo da capo bravissimo dal vivo così vediamo meglio, meglio questo quadrante. Poi ripeto, non c'è soltanto questo di Rolex eh, signori, perché l'alternativa che costa appena appena di più è il Milgauss, il Milgauss con il vetro zaffiro verde. Dico, sono due conferme molto facili. Queste a 9,950 puoi opzionare il Milgaus vetro zaffiro verde, a 8,007 abbiamo detto l'Oyster Perpetual Air King. 9,950. Ah, il Datejust, just. Ho detto che ce l'ho. Lo faccio vedere. Eccolo qui, il Date Just 36 mm con il quadrante blu. Anche questo è scatto scatola garanzia, chiaramente parliamo del Datejust vetro eh, zaffiro scatto rapido con bracciale Jubilee e con ghiera oro bianco. 7550 e poi signori, chiaramente di Rolex possiamo anche arrivare ad altissimi livelli e far vedere il GMT Master 2, lunetta in ceramica, il Pepsi con il bracciale Jubilee perfettissimo a 21.900 euro possiamo mostrare per chi vuole, eh, vuole tutto di Rolex uno dei nuovi Oyster Perpetual in questo caso il 41 mm con il quadrante senape nuovo scatole garanzia attenzione a 13.200 e poi chiaramente eh, il top il massimo il Daytona nuovo scatole garanzia con la cassa in oro bianco e l'unetta in ceramica nuovo a 44.500 euro. Ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le tasche anche. 44.500 è il bellissimo Daytona che è in visione. 13.002 l'Oyster Perpetual con il quadrante Senape. Il 41 mm, 21.900 euro. Signori, l'orologio da prendere prima che finisca l'anno, questo è sicuro. Il GMT, lunetta Pepsi in ceramica, bracciale Jubilee 21.900. Poi abbiamo il date just con il quadrante blu a 7.550 e ancora il Milgauss Eler King. L'Erking, questo in visione, 8.007, il Milgaus 9.950. Se ci riusciamo, Gianni, li mostriamo tutti e sei, perché signori, io non dico tutti e sei, ma credo anche che o per chi ha seguito fino alla rubrica e magari questi Rolex li ha visti prima presentare, o per chi magari si è appena sintonizzato, io non dico tutti e sei perché, ma uno dei sei. Due dei sei, perché sai, non parliamo di sei Rolex tutti da 44 o 22.000 euro. Parliamo di Rolex anche da 13,2 e questo è il nuovo, introvabile da 8,7 e da 9,950. E poi c'è anche il dei Just. Dimmi, Gianfranco. Un caro saluto e tanti complimenti dal nostro amico Matteo. Grazie, Matteo, molto gentile. Lo so, ti dico già io l'Omega Speedmaster Moonwatch. E il date just 36 mm, e eh, lo so perché per il date just ci ho parlato io, ecco perché lo so. Grazie, Matteo. Ok. 44.500 il Daytona, rivediamolo ancora una volta dal vivo e poi li togliamo. 13-2 anche quelli sono finiti. Gianfranco, erano due o tre. 13 ,2, il l'Oyster Perpetua il quadrante per Senape rivediamo rivediamo il pepsi ceramica a 21,9 no Gianfranco 7.550 il day just con il quadrante blu e poi i primi due che sono io credo Gianni i primi, i primi, i primi che dovrebbero essere confermati l'air king a 8.700 e il milgaus o oh, il milgaus Vetro zaffiro verde a 9950, rimani qui. Non ti muovere. Bravo, fai fermo su questi due perché non devo insistere chiaramente sui Rolex. Specie su questi due, signori, specie su Verking, addirittura 8700 o il Milgaus che è un grande professionale a 9950. Che ti paghi con credo 190 euro mensili, se vuoi. No, prima mi ha chiamato un signore sul, sul, sul Lucien Rochat chiedendo delle maglie del bracciale. Guarda, vediamo l'orologio prima di tutto: che è la cosa più importante. Perché l'orologio, eccolo qui, è un crono con il datario. Che poi, per la misura della cassa, eh, devo dire anche per i polsi piccoli, sta benissimo. Dato che parliamo di un 38 mm, l'orologio è appunto automatico tutto in acciaio. Vedi le maglie sono satinate e lucide e poi satinate e lucide e ancora satinate, giusto? 650 euro soltanto questo è un orologio serio, eh signori? A carica automatica come, come questo Lucien Rochat, che non è un solo tempo, è addirittura crono con il datario, soltanto 650 euro. mi dicono che sono rimasti praticamente le ultime disponibilità anche sui, sui Perseo io li ho un attimo accantonati perché volevo anche eh, capire quanti ce ne sono ancora e credo, almeno mi stanno dicendo che per quanto riguarda quello nero ce ne sono rimasti, credo, soltanto tre dunque a 398 euro a soltanto 398 euro puoi comprare confermare un orologio bello, a carica automatica, come uno di questi due, Subacqua a 200 metri, ma soprattutto edizione limitatissima. 398 euro l'uno per l'altro. Dimmi, Gianfranco. No, questi è giusto per farli vedere per indicare che siamo agli sgoccioli. 398 o il quadrante nero o il quadrante blu con la ghiera blu. No, io di mio, guarda, io di mio, un orologio sul quale ho sentito che c'era un grande interesse, un interesse serio, però è ancora disponibile, è il preghè. E io questo preghè vi dico, signore, non so l'amico se ci sta pensando, se ha già cambiato canale, non lo so. È chiaro che non posso... Uh, dare nessuna opzione né toglierlo dalla vendita fino a quando non sento che il breguet è confermato ma non parliamo di un breguet qualsiasi parliamo del type 21 con la cassa in titanio attenzione il type 21 con la cassa in titanio e vi dico signori è un orologio che è possibile verificare si vende intorno ai 10 9,5 10,5 ecco intorno a questa cifra non 6.990 perché 6.990 sarebbe prezzo da preghi che cade a pezzi e invece questo è addirittura garantito per due anni sul perfetto funzionamento. 6.990 euro. Beh, è il più famoso sicuramente è il Type 21, eh? Il crono con la funzione return ball o flyback. 42 mm, però anziché appunto avere il, la cassa in, in acciaio come quello che abbiamo assegnato credo sabato scorso, qui la cassa in titanio con la ghiera smaltata, 6990 con il suo cinturino in pelle che non devi cambiare e chiaramente la chiusura deployant. Lascialo un attimo così Gianni perché poi adesso lo rimetto sull'espositore, soltanto 6990 per un orologio molto importante come questo. Poi un altro orologio che io prima di chiudere assolutamente vorrei farvi vedere, è il Black Bay GMT, signori. Ecco l'altro di quei esemplari facili. Un altro di quegli orologi nuovi in questo caso che noi abbiamo. Bello esteticamente, grande meccanica, grande maison come la Tudor. Che paghi soltanto 4.500, 4,5 oppure 99 euro mensili? Quindi adesso voglio fare. Una, voglio raggruppare eh, un attimo quelli che sono secondo me gli orologi signori che vi state perdendo 4005 il Tudor in visione il Black Bay GMT sicuramente rientra in questa eh, in questa carrellata di orologi che secondo me qualcuno si sta perdendo il Brightling Chronomat con il 30% risconto questo non ci riuscirò mai a metterlo in luce giusta, tranne se vediamo un attimo se riesco ad abbassare un attimo il quadrante, ma ogni volta, però, credo che sia l'orologio che per chi conosce il Breitling sicuramente, eh, sicuramente conosce. Nuovo da 7009, che è il listino Breitling lo pagate praticamente col 30% risconto. 5490, ok? Dunque, Tudor 4500, Breitling sempre nuovo. 5.490, ci metterei anche il Bon Mercier che è un altro orologio nuovo da prendere assolutamente, il modello Riviera a 2.250 euro, poi signori è chiaro che quello che è l'orologio che dall'inizio ho visto ha più interessato, ma ha giusta ragione, è questo Omega e io lo faccio rivedere. Questo Omega Nuovo, signori, questo Seamaster Diver 300, ma veramente bello. Con questo quadrante nero a onde col cinturino da vero diver, cioè col cinturino in cauciù. Da 5.100 euro, 4.500, 4500 euro. Oppure, signori, circa, no, circa per essere preciso, 99 euro al mese. Poi, Gianni, sicuramente è. L'Air King, perché a 8.700, poi signore è chiaro, posso farvi vedere il Pepsi, potete confermare chiaramente il Daytona, eh, cos'è, l'Oyster Perpetua, Quadrante Senape, però questo non può rimanere ancora qui signore, con tutti i Rolex che abbiamo venduto in tutti questi anni. 8.700, oppure pagamento comodo, prima abbiamo detto con circa 160 euro mensili. Scatola e garanzia, chiaramente Rolex, garantito per due anni. Poi Gianni, non ho finito, non ho finito, perché c'è un altro orologio, oltre il Breguet, oltre il Breguet, No, deve, deve ordinare. Oltre al breghè che adesso metto qui, signori, che metto sull'espositore, stranamente disponibile, il Breghetto Type 21 a 6.990, c'è, ripeto, un altro orologio che io assolutamente adesso devo far rivedere. Adesso lo metto sull'espositore e lo mostro meglio. Eccolo qua, l'ho trovato. Eccolo qui signori, questo Longin con la cassa in titanio, orologio nuovo scatole garanzia con il quadrante verde, il modello Legend Diver, vedi questo è un altro bel orologio molto particolare, a 2690 euro al netto dello sconto perché è scontato da quello che è il listino, con il doppio cinturino. Gianni, falli li vedere per bene una alla volta questi, poi signori se volete rivedere per confermare il Panerai, rivedere il Tagoglia, rivedere un altro Rolex o i Maserati, un altro orologio che avete visto, basta chiamare, però credo che questi 3, 6, 7 orologi credo che vadano a rappresentare proprio questa rubrica, signori. Il Breguet, l'Air King, l'Omega nuovo con lo sconto il Breitling con il 30% risconto il Tudor Black Bay GMT questo buon merci che costa veramente eh, 2250 euro oppure 47 euro mensili eccolo qui il Tudor il Tudor Black Bay GMT nuovo con la ghiera bicolore a 4500 e accanto il brightling il cronomat nuovo da 7.009 5.950 31% di sconto no 5.490 chiedo scusa no è meglio per i clienti 5.490 perché il 30% di sconto appunto è questo signori io tra un po' devo salutare perché il tempo a mia disposizione è praticamente quasi finito. Credo che mi mancano forse 15 minuti o 20 minuti. Ripeto, io posso anche mostrare qualcos'altro a parte questi perché magari vi piace più l'Hamilton preferite, il Tudor 58 anziché il Cartier Rondé o i Maserati per chi magari vuole farsi un regalo. Però scusatemi, io su questi orologi non dico su tutti, ma sul Breguet, sull'Omega, e sul Brighting le chiamate le ho anche ricevute. E siccome sono tre orologi molto diversi, ma tutti a prezzo, visto che il Brighting e l'Omega sono scontati e sono due orologi nuovi, e il Breguet è un orologio da, eh? da grande collezione, eh, magari chi l'ha chiesto prima avrà cambiato canale, anzi, perché sono sicuro, non è interessato, avrà cambiato canale. Ma è possibile che adesso, a 15 minuti dalla fine, non c'è... Uno di voi, chiedo scusa, non 20, uno di voi interessato a possedere, non a comprare adesso, a confermare, a comunque a possedere l'Air King, il cronomat nuovo, quell'ongine molto particolare col quadrante verde, l'Omega Seamaster nuovo, averlo già con lo sconto, con il pagamento laterale, il Tudor, che è un bellissimo orologio. Gianni, rivediamo per l'ultima volta, tanto abbiamo già detto tutto su questo, questi. E andiamo avanti. Allora, il cronomat basta. Mi arrendo. Bravo. Rivediamo il Tudor Black Beige MT. Ripeto, nuovo. A 4.500. Il Bon Mercier Riviera a 2.250. Eccolo l'Omega Seamaster. Pensa, la prima chiamata che è arrivata oggi non era sul Daytona come io pensavo, quello con la cassa oro ma è arrivata su quest'omega, questo orologio nuovo signore che abbiamo avuto oggi, numerato oggi, da 5100 euro 4005. Poi stiamo rivedendo anche l'Air King, il Rolex, a 8007 e poi chiudiamo rivedendo sia il Breguet, il Breghetta il 21 a 6.990 quello con la cassetta pure sia il Longin Nuovo il Legend Diver a 2690, ok? Molto bene, li abbiamo rivisti per bene, tutti, credo che adesso siano solo da confermare? No, oggi no, oggi dieta, Gianfranco. Hai già mangiato tro troppo a pranzo stasera niente. 2006,90. Ma ti dico, ma il Milgaus, ma secondo te Gianfranco, com'è possibile che un orologio come questo, che noi quelle volte che comunque abbiamo avuto, non tantissime, abbiamo venduto anche molto facilmente, oggi lo hai a prezzo, con scatola, garanzia, due anni di garanzia, tutto a posto, ed è disponibile a 9950? No, è il quadrante nero, vetro, zaffiro, verde, è quello che ha, vedi, gli indici in arancio a ore 9, a ore 6, a ore 3, 9, 9, 50, sì, perché il quadrante eh, blu non ce l'ha così, eh? Possiamo un regalino? Ma veloce, veloce, dammelo. Il prezzo di questo? Dammelo, dammelo. Signore, guardate questo orologio qui. Guardate questo Maserati. Questo, per esempio, è inedito. Perché vedi, questo ha il quadrante blu. Che si vede bene in questo modo, ok? Con i contatori neri. Ma la cassa e il bracciale hanno una particolare lavorazione. L'acciaio, perché cassa e bracciale sono in acciaio, sono anodizzati. Praticamente ehm, l'acciaio diventa di una colorazione non nera come il trattamento PVD, ma di un colore che mi ricorda eh, il grigio metallizzato, diciamo così. Bravo, come quello delle auto. Signori, sconto 15%, però vi dico, questo modello qui, questa colorazione con, con il trattamento appunto dell'acciaio eh, di questo orologio, ce n'è soltanto uno. Va bene? Da 200 euro, dico bene? No, questo costa meno. No, dico bene. Da 200 euro, signori, 170, una sola chiamata. No, si vede molto meglio così il quadrante che se lo metto chiaramente in posizione verticale come dovrebbe essere. Però vi chiedo scusa perché la vera colorazione del quadrante è questa. Una sola chiamata perché l'orologio è unico, da 200, sconto 15%, una sola chiamata 155 euro. Il Milgaus, sempre 9950 Gianfranco. Il Milgaus sempre 9,950. Fallo vedere ancora, Vito, tanto... Scusami, è confermato un Macalè quadrante blu dal signor Gianni. Grazie, Gianni. Dunque il, il prezzo è confermato, grazie, Gianni. Questo è il Milgaus a 9,950. Guarda, te lo metto accanto King perché sono i due Rolex. Che credo per il prezzo che hanno, signori, devono interessare eh? 8,7 King 9,950 abbiamo letto per il Milgaus. io lo dico sempre a Sonia. Sempre, ogni giorno. Se, chiedi, se tu la chiami, adesso ti dirà che io almeno, almeno 20 volte al giorno lo ripeto. E quello è stato da 8, 7, no, 8, 7, eh, pagamento rateale per il King, 160 euro circa. 9,950 per il pagamento rateale circa 190 euro. Giafranco, mi dici l'ultimo orologio del quale hai parlato con questo signore? Sì. E c'è una titubanza ancora? Anche perché quello è scontato, gli hai detto? Io comunque lo faccio vedere, dai! <coughs> Sai che l'amico, rivedendolo, perché vedi qual è un orologio che poi non è facile da far vedere sull'espositore perché si vede bene il quadrante blu, non si vedono bene i numeri, i numeri arabi, eh, che sono applicati, vedi, eccoli, i numeri arabi che sono applicati su questo quadrante blu, però la colorazione di blu è questa alla fine. È un bel crono, è un bicompax, vedi, con, a contrasto. I contatori del crono con il quadrante e disposti così come ne dispone per esempio il portoghese a ore, no, ore 12 e a ore 6 però in più ha anche la funzione day date ed è un orologio guarda che pur essendo sportivo perché è crono non è pesante né come dimensione di cassa né perché eh, non ha il bracciale d'acciaio ma il cinturino in pelle, in pelle blu è il modello jetmaster maestro qui abbiamo la chiusura che è ad Ardiglione, e il fondello è anche a vista, è proposto a 1.500 euro, o a 33, o tre, no, 32, 32 euro mensili, e eh sì, questo è l'orologio sul quale si è detto un euro al giorno per il pagamento rateale. 1.500 euro, Hamilton, Crono Day Date, nuovo, beh questo è l'orologio nuovo, vedi, a parte i Perseo e i Maserati, signori, è l'orologio nuovo insieme al, uh, come si chiama quello? al Maurice Lacroix, che costano veramente, signori, niente. Il Maurice Lacroix a 9,95 e anche lì che hanno chiamato Gianfranco ed è disponibile. Questo a 1005 forse è più conosciuto come Maison rispetto a, a Maurice Lacroix però signori dovrebbe anche ricevere il consenso non dico l'acquisto immediato il consenso sarebbe la conferma a 1.500 lo rivediamo Gianni? 1.500 euro Jetmaster maestro cos'è questo? Guarda, io sono in finale Gianfranco, e anziché far rivedere qualcosa che magari credo si è già visto e chi è interessato mi, de mi deve chiamare, eh, vedi l'Omega, vedi il Breitling Chronomat, vedi il Breguet, eh, io in finale signori voglio far rivedere quello che è l'orologio di Rolex, che eh, sicuramente rivedrete a prezzi completamente diversi tra un mese. A gennaio ed non è una cosa che ci stiamo inventando perché ormai chi compra i Rolex, ok? Queste cose le sa benissimo. Io su questo orologio so che c'è un signore che ha un serio interesse, perché sai, chi chiama due o tre volte e magari chiede, eh, vuol dire che è interessato. Però, amico mio, non so se lei ha l'ascolto, ma questo è l'orologio che lei rischia di perdere e ti ricomprare se interessato pagandolo di più tra 20 giorni no 20 giorni no tra un mese dai tra un mese intorno all'8-10 gennaio 21.900 euro beh ti dico già qui è chiaro questo è un orologio che eh, sarà acquistato e io credo anche prima della fine di dicembre, pur essendo comunque un orologio importante, perché ogni giorno ci seguono tanti amanti di Rolex, qualcuno che di Rolex magari già ne ha diversi, che però vuole sempre aumentare non soltanto come dire, la sua collezione di Rolex, ma anche il patrimonio familiare. Che in questo momento, signori, sui Rolex sicuramente comprando i Rolex aumenta. 21.900 euro. Invece l'Oyster Perpetual 41 mm è un orologio molto diverso dagli altri, un orologio di ultimissima produzione, infatti questo è nuovo, quello che abbiamo noi, quello con il quadrante Senape e vi dico signori, è un orologio che praticamente alla fine costa quanto un day just 41 mm. 13.200 euro. Quello che lo so. E il resto che bisogna vedere, Gianfranco. 13.200. Tu pensa a pagare un orologio come questo nuovo, introvabile, che non c'è mai stato in negozio, a rate. Ma a rate, signori, scusami. Ecco, le rate fossero, che ne so, in sei mesi, massimo un anno, e lì posso capire, signori, Su un orologio come questo, sai, la rata in un anno, dire, vorrebbe dire... 1000 euro, poco più di 1000 euro, e posso capire è una rata importante, ma in 60 mesi, signori, spalmare quello che è l'importo di questo orologio, del, non so, del, del Milka House, di quello che vi piace, in 5 anni, comporta sicuramente una rata che per chi vuole un Rolex può fare. In questo caso, pagamento rateale, per esempio, in 5 anni sarebbe credo di circa 230 euro mensili poi dipende sempre dall'acconto che volete dare, in quanto tempo chiaramente volete finanziare eccetera per i pagamenti laterali, signori, sui Rolex ma quando mai, ma chi li ha fatti mai? su qualsiasi Rolex dal Dayjust fino ad arrivare addirittura al GMT con lunetta in ceramica, perché anche quello è rattenzabile passando per il Milgaus, per questo Air King a 8.700 Rivediamo un attimo ancora questo. 13.002 Pagamento comodo. Pagamento comodo su questo orologio nuovo. Questo. Poi ripeto, signori: anche questo si può ratezzare. Perché fino a 30.000 si può ratezzare. Questo costa 21,9. certo magari su questo orologio, credo che chi lo compra. Magari potrebbe rattezzare 15.000 anziché 10, anziché 8. Poi, signori, siete liberi voi di scegliere il pagamento e di ratezzare quello che volete su questo orologio. O di pagarlo tutto e subito, voi decidete sempre voi. Ma a 21,9, signori, prima che arrivi a costare appunto tra un mese, uh, 23, 24, è meglio ora. Lo blocchi, te lo godi già, giusto perché ti arriva nell'arco massimo della settimana prossima e se decidi per un pagamento laterale lo inizi a pagare praticamente a gennaio 21.900 euro qua ah sì 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 un attimo solo eccolo l'ho trovato rimani in linea Gianni scusami era questo coda 1800 esatto il Tagoyer Carrera Calipresse, dal prezzo ho capito, perché c'era anche l'altro Tagoyer, che però costa di più. E questo qui, no, eh, di questo, scatole garanzia, Rolex, eh, Tagoyer, chiedo scusa, scatole garanzia Tagoyer. La misura è 43, sì, 43 mm, soltanto 1.800, guarda te lo lascio qui. No, l'altro Tag è l'Autavia, ma è un orologio diverso. Allora, te lo metto qui, così. Vieni. L'altro Tag è l'orologio nuovo, è l'orologio che è arrivato l'altro ieri, è l'Autavia, eccolo qui. Che è sempre in acciaio, però questo, ripeto, è nuovo, e ha anche il cinturino di ricambio che è in tela, ok? 3.150 euro, questo 3.150, l'Otavia nuovo, quello in basso invece il Carrera, eh, il Calibre S a 1.008. Ok? Rimani qui, rimani qui intanto visto che abbiamo rimostrato il TAGOIR nuovo, perché vorrei anche riproporre un attimo il Bon Mercier, sempre nuovo scatole garanzia, il Bon Mercier Riviera. E di questo è un altro bello orologio, senza spendere i miliardi, signori. 2.250 euro. Beh, credo che 47 euro mensili e Gianni si possano risparmiare al mese per comprare un orologio di una marca importante come questa. 2250. Meglio Gianfranco, molto meglio. Guarda, arriva su, arriva su, arriva su. No Gianfranco, prima scusami, facciamo le cose per bene. Non è tanto, è quello che mi piace. Sentiamo, sentiamo. Vito, scusami, um, dovremmo rivedere l'Hamilton? Sì. Il Jet Master è in conferma dal signor Tommaso. Da rivedere bene nel dettaglio, grazie. subito grazie, Prego. Tommaso. Rivediamo un attimo l'orologio che ripeto: è un orologio nuovo, mm. che è scontato anche da quello che è il listino. Abbiamo detto la cassa di questo Hamilton è 41 mm. Questo, questa è la colorazione di blu del quadrante, però i numeri, gli indici sono applicati. vede? E così sicuramente si vedono meglio. Abbiamo lancette Dufin chiaramente fluorescenti. I pulsanti del crono sono a goccia. Qui sulla corona abbiamo chiaramente la H di Hamilton. Il cinturino è in pelle eh, blu. E la chiusura, eccola qui, la grande ardiglione con la scritta Hamilton. E qui chiaramente, visto che ci siamo, possiamo anche riproporre il fondello a vista che eh, evidenzia anche, vedi, il fondello, la resistenza all'acqua che è pari a 100 metri. 1500. Grazie Stefano, mi hai detto? Tommaso. Tommaso, che c'entra Stefano? Non ho idea. Non hai idea. Grazie Tommaso, molto gentile. No, io intanto guarda, negli ultimi credo adesso 5 minuti. Sì. Credo che ho ancora 5 minuti e poi dobbiamo salutare. Dunque signore, credo che sia arrivata, arrivato il momento per chi magari è interessato a uno di questi orologi di chiamare e così come ha fatto prima l'amico Stefano, ecco perché ho detto Stefano, e adesso signor Tommaso, di mettere da parte l'orologio che vi interessa negli ultimi appunto 5 minuti. Io intanto voglio far anche rivedere quello che è il Tudor difficile comunque da, da trovare in ogni negozio. Il Black Bay 58, l'orologio che ripropone le linee de, appunto degli anni 50, del 58, quando nasce il primo subacqueo di casa Tudor. E questo è un bello orologio col quadrante blu, la ghiera blu. Una dimensione della cassa che sta bene a tutti e che in tanti preferiscono, il 38 mm, soltanto 3.900 euro. Beh, questo ti dico, è un altro di quei orologi nuovi che abbiamo, signore, che io forse oggi ho fatto vedere meno volte magari nel GMT, però è altrettanto come dire, importante, anzi forse questo, ripeto, è anche più particolare, più difficile comunque da reperire. 3.900 euro oppure 86 euro mensili. Grazie signor Gianni. 3, L'altro è sicuramente l'Omega. Io credo di chiudere la rubrica su quest'Omega perché, signori, non ci posso credere che un Omega come questo, scontato, nuovo, sia rimasto imprenotato fino alla fine, se non sbaglio, anche da qualcuno che era seriamente intenzionato, non a comprarlo, ma a confermarlo, a 4.500, ripeto, nuovo il diver di casa di casa Omega, il Seamaster appunto Diver 300 col cinturino in cauciù. Un orologio bello, sportivo, sul quale si sì, risparmia anche da quello che è listino, però se vuoi te lo paghi con niente al mese, niente al mese, abbiamo detto 99 euro mensili. Signori, c'è l'ultimo orologio prima che io chiuda, che volete in presentazione, che volete rivedere, ma qualsiasi esso sia, eh, signori che può essere il Maserati, che può essere... Sì, Vito, il Cronomat di Breitling. Ah, beh, molto bene. Dunque la richiesta è arrivata, molto bene. Cancella me, così lo vado a riprendere, anche perché, vedi, adesso io l'avevo già messo da parte, perché ne avevo già parlato abbondantemente di quel, di quel Breitling che ha il 30% di sconto, non il 10%, signore. 30% di sconto. E ripeto, con questo sconto, forse lo trovi usato, ma forse, perché dico forse? Perché questo è un orologio signore di ultima generazione. Dunque non lo, non lo puoi trovare di sei anni fa, sette anni fa, otto anni fa e dunque usato. Mettiamo che lo trovi usato di un anno, anziché 7,9 lo paghi 6,5. Qui lo compri nuovo da 7,9 a 5.490, che vuol dire preciso preciso il 31% di sconto. Vedi Gianni? Questo è un orologio che mi è stato anche richiesto all'inizio, adesso non mi ricordo neanche da chi, però credo che chi, visto, chi me l'ha richiesto e sicuramente l'aveva uh, già visto presentare da me o da Angelo uguale, avrebbe dovuto dire al mio collega, è disponibile? Sì, lo voglio confermare. Perché signore, non è che domani sarà proposto col 35%, col 40% di sconto, siamo veramente al limite, al limite. Non so se su questo orologio... L'azienda stia anche guadagnando qualcosa perché provate ad andare dalla Brightling a farvi eh, mostrare questo orologio ok, e chiedete lo sconto e vedete se vi fanno il 31%, cioè se vi fanno risparmiare 2400 euro, che su 7,9 sono tanti soldi che vi risparmiare. Non è 7,9 anziché 7,9 7000. Voglio dire, 900 euro fa comunque comodo tenersi in casa, in tasca, ma 2004, signori, sono tanti di più. Da 7,9, 5,490 e in più anche il pagamento comodo. Credo che su questa immagine, su quest'ultima richiesta, io devo salutare, ringraziarvi veramente oggi in tanti, rinnovarvi gli auguri per questa festività dell'Immacolata. Eh, domani giovedì. Domani giovedì c'è eh, l'antiquariato, giusto? Torna in campo qui il nostro angelo, mentre come ci vediamo credo venerdì, sempre a parlare di orologi. Ci vediamo venerdì e parleremo di orologi. Grazie ancora signori e vi auguro una buona serata. Ancora, grazie.